Buongiorno a tutti, prendete posto che ce n'è e quindi io direi che possiamo iniziare perché l'avremo lunga oggi. Sono Armando Mucchino, mi hanno chiamato, il verbo giusto sarebbe incastrato, il professor Zironi, mi ha detto ma sì, sono i 30 anni, cosa vuoi, qua una chiacchiera tra quattro amici, gli amici saranno una trentina, solo quelli che parleranno. Sono stato chiamato a moderare, ma penso che proprio non servirà questo convegno per i 30 anni del corso di laurea di viticoltura ed enologia. Mi sono preparato anche una bella frase iniziale. In antropologia una festa viene definita una comunità che celebra se stessa. Quindi questa sarà una grande festa perché qui abbiamo la comunità di questo corso che oggi compie i 30 anni, che celebra se stesso, il suo lavoro, il suo futuro e tutti i suoi traguardi, tutto quello che ha fatto e che deve fare. Quindi per andare subito a iniziare, perché non avremo tempo, passo la parola al padron di casa, chi deve proprio fare gli onori di casa, al professore di Piacentier, che è il direttore dell'istituto. Non leggo tutto quello che viene dopo istituto, e così lui inizia. Grazie, grazie e benvenuti a tutti a questo convegno che è dedicato, come è stato detto, ai 30 anni di vite all'Università di Udine. Un titolo che, letto in friulano, suona ancora meglio nell'ironico doppio senso che gli organizzatori hanno voluto attribuirgli. 30 anni di vitis vinifera, ma vitis anche fadiis, fatiche. Ecco, quindi 30 anni di fatiche, di impegno generoso, ma di fatiche, di impegno positivo, perché le fatiche, appunto, e l'impegno, leggiamolo così, hanno dato frutti di qualità. Guardiamo con soddisfazione a quello che abbiamo fatto, come è stato detto, come comunità complessiva di universitari, ma anche di poi, come siete voi, laureati che continuano ad accompagnarci in questo percorso. Ecco, dicevamo soddisfazioni perché appunto sono servite a ideare, organizzare, sviluppare in un continuo crescendo appunto 30 anni di formazione di eccellenza in campo vitivinicolo ed enologico. Nel fare gli onori di casa, come mi è stato detto, desidero innanzitutto portarvi i saluti e gli auguri di buon lavoro del magnifico rettore Roberto Pinton, che non potendo essere presente ci ha inviato un messaggio registrato che fra poco avremo il piacere di ascoltare. Quindi spetta a me il privilegio di aprire i lavori di questa giornata a nome dell'Ateneo e del Dipartimento che dirigo, il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, al quale afferiscono appunto i corsi di laurea triennale e magistrale in viticoltura ed enologia che oggi celebriamo per i loro primi 30 anni di vita. Saluto quindi e ringrazio i nostri laureati, i professionisti e gli enologi che numerosi hanno, oggi vediamo qui, voluto partecipare e prendere parte a questo convegno per testimoniare il loro affetto, la loro vicinanza al nostro Ateneo, ai corsi di laurea e ovviamente anche ai docenti che li hanno seguiti in questi anni. Alcuni di loro interverranno come relatori di questo convegno per il ruolo che hanno conseguito nel mondo vitivinicolo grazie appunto alla loro professionalità e alle loro capacità. Porgo i saluti poi anche ai colleghi in rappresentanza delle università nazionali e internazionali con cui i nostri corsi di laurea collaborano e interagiscono nei percorsi formativi di eccellenza in campo vitivinicolo. Avremo modo di ricordarli tutti, sono molti, anche quelli che oggi non hanno potuto essere presenti direttamente qui perché a loro appunto è dedicato, come vedremo, ascolteremo uno specifico intervento del convegno. Saluto e ringrazio i presidenti dell'OIVE, Luigi Moio, e della CUVE,
Angelina Gambuti, di cui ascolteremo appunto dopo gli interventi. Saluto i rappresentanti dei consorzi di produzione delle cantine e i titolari delle aziende vitivinicole, che ringrazio, e alcuni di loro saranno qui ad arricchire il convegno anche con il loro contributo, presentandoci le loro esperienze e i loro punti di vista. Saluto e ringrazio i rappresentanti regionali e nazionali di Assoenologi, che avremo anche loro il piacere poi di ascoltare nel corso della mattinata. E saluto le autorità che sono presenti o che ci raggiungeranno nel corso della giornata, e cioè il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l'assessore regionale all'agricoltura, Stefano Zanier, il nostro prolettore Andrea Caffarelli. Ci aspetta, come ci è stato detto da Armando Mucchino, una giornata molto intensa, quindi diamo subito inizio a questi lavori che saranno distinti, suddivisi in due fasi. Ci saranno prima le relazioni istituzionali, che sono dedicate a tracciare la storia e le prospettive dei corsi di formazione appunto in viticoltura ed enologia nel contesto sfidante della vitivinicoltura mondiale. Seguirà un breve momento celebrativo che precederà la tavola rotonda, che poi è dedicata alla formazione dell'enologo in Italia. Ecco, io con questo ho concluso questa mia presentazione e lascio la parola ad Armando Mucchino, ricordando, per coloro che non avessero il piacere di ascoltarlo perché vengono da fuori regione, che ogni domenica conduce una seguitissima trasmissione radiofonica Vita nei Campi, e quindi chi meglio di lui poteva appunto oggi gestire queste presentazioni e questa giornata di festa. Grazie quindi anche a lui per essere qui e aver accettato l'invito. Gli lascio la parola. Ecco, possono partire quindi i primi saluti, quelli che sono videoregistrati, e iniziamo con il Rettore. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Desidero porgervi il benvenuto dell'Università di Udine in questo giorno particolare in cui celebriamo 30 anni di storia del percorso formativo in viticoltura e enologia istituito presso il nostro Ateneo. E è un percorso a cui io sono particolarmente affezionato, dato che in quest'ambito ho avuto il primo incarico di insegnamento di cui ho avuto una responsabilità diretta. Poi negli anni l'impegno è aumentato, tant'è che tutta la mia attività didattica si è concentrata in questo corso di studio, e ancora oggi, che sono rettore, mantengo l'impegno con un modulo, un piccolo modulo, nell'ambito della laurea magistrale in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli interateneo con altre importanti università del nord-est. E oltre a questo devo anche ricordare che da questo corso di studi sono nate altre iniziative, come per esempio la partecipazione al Master Vinifera di cui ha titolarità all'Università di Montpellier. Questo corso di studi però ha un'importanza notevole per quanto riguarda la nostra università, in particolare il settore agrofood, perché è stato d'esempio anche per altri, non solo perché è cresciuto nel tempo nei numeri, ricordiamo che sono circa 1.400 gli studenti e le studentesse che si sono laureati da noi e poi hanno trovato una posizione professionale nel mondo, ma è cresciuto anche e si è evoluto nei contenuti e ha saputo anche interpretare al meglio la collaborazione con altri. In particolare ricordo la lunga e fruttuosa collaborazione con l'Università di Trento, in particolare la Fondazione MAC di San Michele all'Adige, e poi il processo di internazionalizzazione, per cui oggi uno studente e una studentessa possono ottenere un doppio titolo o con la Germania, l'Università di Geisenheim, il Brasile, l'Università di Bento Gonçalves, o l'Argentina, l'Università di Mendoza. E
È bello anche ricordare che la viticoltura e l'enologia, l'Università di Udine, non sono solo formazione, ma anche hanno un poderoso sostegno dall'attività di ricerca, che ha in realtà riguardato ambedue i settori, viticoltura ed enologia, con riconoscimenti scientifici importanti e soprattutto una forte ricaduta nel mondo produttivo. E mi piace ricordare che Udine è stata protagonista nel sequenziamento del genoma della vite e più recentemente nella selezione di genotipi resistenti ad alcune malattie della vite. Quindi un punto di riferimento importante per l'Ateneo, un punto di forza del nostro Ateneo, però come dicevo anche un punto di riferimento a livello regionale, nazionale e internazionale, quindi un motivo di vanto per noi e spero per tutti gli studenti che hanno seguito questo percorso, che vediamo collocati in posizioni anche importanti in tutto il mondo. E quando si arriva a compiere 30 anni viene d'obbligo pensare a quante persone si dovrebbero ringraziare, davvero tante, tantissime. Però permettetemi di avere almeno una possibilità di citarne due, il professor Roberto Zironi e il professor Enrico Peterlunger, che hanno dato anima e corpo a questo percorso, a questi percorsi, e ancora oggi li accompagnano tenendoli per la mano e guidandoli, dandogli indicazioni anche per il futuro. Quindi vorrei dedicare a loro, a nome di tutti coloro che hanno partecipato a questo evento odierno. E io purtroppo non potrò essere con voi oggi, perché purtroppo legato ad altri impegni istituzionali in cui non posso essere sostituito, ma ho piacere comunque di idealmente levare un calice e brindare con voi, auspicando lunga e rinnovata vita al corso di studi in viticoltura e enologia dell'Università di Udine. Bene, grazie quindi al magnifico rettore per questo intervento che ha sottolineato gli aspetti qualificanti di questa formazione d'eccellenza e tra questi è stato messo in evidenza l'importanza delle relazioni internazionali. Adesso abbiamo il piacere anche di sentire i saluti che ci provengono appunto da alcune di queste realtà. E quindi anche qui avremo un filmato che ci viene presentato adesso, ecco, che riguarda il rettore, il presidente, anzi, dell'Università di Geisenheim, il professor Hans Rainer Schulz, no, che ci appunto porta i saluti della sua università. Buongiorno a tutti e congratulazioni per i vostri 30 anni, compleanno del corso in studio in viticoltura e enologia dell'Università di Udine. Il mio nome è Hans Schulz, sono il presidente dell'Università di Geisenheim in Germania, anche le nostre numerose collaborazioni in vari corsi, bachelor viticoltura e enologia, master vitivino, viticoltura e enologia e economia del vino e master europeo vinifera, hanno quasi 20 a 30 anni. Purtroppo non posso essere presente alla celebrazione, ci auguro molti altri anni di buona collaborazione. Mi piace ripensare a tanti bei momenti con un bicchiere di vino o due o tre. Allora, buona festa e saluti dalla Germania
Arrivederci. Bene. Grazie. Abbiamo adesso ancora registrati i saluti che ci provengono dal decano dell'Istituto Federale di Bento Coalves e quindi gli lasciamo la parola attraverso il video. Olá, professor Enrico Peterlunge, todos que fazem aí a Universidade de Udine. Estamos aqui para enviar o nosso abraço, os nossos cumprimentos, né, por esses 30 anos de grande contribuição para a viticultura e para a enologia que tanto a Universidade de Udine contribui, não só para a Itália, para a Europa, mas para o setor da vitivinicultura no mundo como um todo. E aqui, como diretor-geral do campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal de Ciência, de Tecnologia, de Educação do Rio Grande do Sul, eu gostaria, aqui no Brasil, né, eu gostaria de mencionar essa nossa importante colaboração iniciada ali no ano de 2012, no início de 2012, quando veio uma delegação aí da Itália, composta por dois docentes do Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, né? Também esteve conosco o diretor do Departamento de Ciência dos Alimentos e também a assessoria internacional da Universidade de Udine. E naquela oportunidade a gente começou a conversar e a negociar sobre uma possível parceria entre ambas as instituições, né, em áreas de interesse, em áreas comuns de atuação. E no mesmo ano, em 2012, mais para o final do ano, nós aí firmamos um termo de cooperação em que previa o intercâmbio entre pesquisadores, entre professores, entre estudantes, né, inclusive com a possibilidade de dupla diplomação, ou seja, alunos daqui poderiam ir para a Itália, daí da Itália vir para cá e cursar disciplinas em que seriam aproveitados em ambas as grades curriculares. Então, manifesto aqui o desejo de que esta relação se fortaleça, se consolide, né? Nós recebemos já estudantes daí há alguns anos aqui, 2014, 2018, dois alunos nossos em 2019 foi para aí. Então, a gente deseja uma vida longa, parabeniza por esse importante momento e estamos aqui sempre à disposição para fortalecer essa parceria e contribuir também com a viticultura e com a enologia no nosso mundo. Um grande abraço a todos e receba os nossos cumprimentos. Bene, grazie quindi. Anche i nostri colleghi brasiliani e adesso invece abbiamo il piacere di avere qui e quindi la invito a portare i saluti la professoressa Filippini Maria Flavia, decana dell'Università Nazionale di Cujo, Mendoza, in Argentina. Prego, a lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte e a tutti. Un piacere enorme per me essere qua a questo festeggio di 30 anni di vite per questo corso di laurea che ci ha vincolato dal 2008 con l'Università Nazionale di Cujo, Mendoza, Argentina. Per noi è stato un onore enorme poter essere parte di questo festeggio e pensare a tutto quanto si è potuto fare in tanto tempo dal 2008 a questa parte. Magari per noi sarebbe molto più gradito poter inviare più studenti approfittando questo doppio titolo che abbiamo tra le due università, Udine e Cujo. Purtroppo voi sapete che in Argentina le cose non sono sempre così semplici, soprattutto per i finanziamenti, però sempre presti, pronti per poter arricchire questo convegno che abbiamo insieme, non soltanto vedere e trovare delle forme per poter rinforzare tutto questo vincolo nell'ambito
di mobilità anche docenti e mobilità progetti di ricerca che sono tanto importanti per noi. Un'altra volta grazie a tutte e a tutti e magari decidere per voi tutte, come hanno detto quelli che mi hanno preceduti, tante fortuna e lunga vita a questo corso di laurea e magari spero di poter approfittarci tutte e due istituzioni molto di più. Vi ringrazio tanto e buon festeggiamento. Grazie. Grazie, grazie professoressa Filippini. Senz'altro sarà un nostro impegno cercare di fare il possibile per migliorare i rapporti e incrementare poi anche la mobilità sia studentesca che dei docenti tra l'Argentina e l'Italia. Adesso è la volta del nostro prorettore, il professor Andrea Caffarelli, che ci porta appunto i saluti dell'Ateneo e lo ringrazio. Grazie, grazie a tutti, è davvero un caloroso benvenuto alle autorità presenti, agli operatori del settore, ai nostri studenti, ai nostri laureati e a tutti, uso un'espressione ottocentesca che a me piace molto, i viticultori presenti, i cultori della vite. Non voglio sottrarre tempo agli interventi certamente più qualificati del mio e credo che francamente ci sia poco da aggiungere rispetto a quanto ha detto il magnifico rettore. Dico solo che questi sono eventi che ci rendono davvero fieri di essere parte di una comunità accademica che, seppur giovane, ha saputo incidere fortemente non solo sul territorio. La filiera di viticoltura e enologia costituisce un paradigmatico esempio di come, partendo da Udine, si possa costruire un progetto formativo, innovativo, solido, attrattivo, in grado di acquisire non solo una visibilità nazionale, ma una visibilità internazionale sul fronte della didattica e della ricerca. 30 anni sono un bel traguardo, noi siamo qui a festeggiarlo, ma non è, e lo ha ricordato il rettore, anche il direttore, un punto di arrivo, perché il seme che hanno gettato i padri fondatori, che ha ricordato anche il rettore, stanno dando e continueranno, io credo, a dare buoni frutti. E mi piace osservare, lo dico da storico, come sia ancora estremamente vivo il desiderio di infondere quell'idea del miglioramento che era tanto cara a Gabriele Luigi Pecile, a Gherardo Freschi, cioè ai pionieri della moderna viticoltura friulana. Nel caso specifico, e mi rimetto per un attimo i panni del delegato alla didattica uscente, io fino a poche settimane fa avevo questo delicato incarico. Le persone che stanno, che rappresentano l'anima di questo progetto, stanno opportunamente guardando al futuro e lo stanno facendo ancora una volta da precursori. Voi sapete che noi siamo stati pionieri in quest'ambito in Italia e non sono. E ne costituiscono un esempio non solo le numerose iniziative, soprattutto nell'ambito dell'alta formazione, ma anche la crescente attenzione, per esempio, ai mercati in espansione a livello mondiale, Est Europa, l'India, la Cina, alle opportunità di interazione con l'industria, penso alle sinergie legate al comparto della produzione di macchinari e attrezzature per l'enologia, alla mutevole domanda di formazione. Questo è vero che è un corso in Ateneo che ha tra i più alti livelli di occupabilità, però è anche vero che la domanda di formazione sta rapidamente cambiando. Ai temi della sostenibilità e del cambiamento climatico, anche attraverso il miglior utilizzo e lo sviluppo di nuove tecnologie, la viticoltura di precisione, le tecnologie
le tecnologie digitali, la genetica. E tali temi, mi piace ricordare, non sono disgiunti in una visione di ampio respiro dagli aspetti culturali, sociali, turistici della vitivinicoltura. Questo è uno dei percorsi che, a mio avviso, più di altri può interpretare efficacemente gli obiettivi del nostro piano strategico, perché è un corso che è in grado di aprirsi al dialogo interdisciplinare, in grado di sviluppare straordinarie sinergie, ad esempio con i nostri corsi di scienza e cultura del cibo, con i corsi di scienza e tecnologie alimentari, ma anche con i corsi di biotecnologie e di gestione del turismo culturale e degli eventi. Ed è importante che, pur guardando oltre, i padri fondatori e le persone, perché ricordiamoci che dietro i corsi di laurea ci sono delle persone, come ha giustamente ricordato il rettore, non hanno mai pensato che il passato fosse un pacchetto da mettere da parte. La costante attenzione alla storia dell'agricoltura friulana e segnatamente alla storia delle sue viti e del suo vino non rappresenta solo l'appagamento di una curiosità in riferimento alle radici, ma anche il modo di rafforzare e sostanziare l'immagine di prodotti che sono il risultato di secolari trasformazioni, ma anche il frutto di conquiste e di sacrifici di gente unica, come dice il nostro slogan. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto in questi 30 anni, ma ancor di più per quello che farete nei prossimi decenni. Teniamo sempre presente che il nostro motto è Hic sunt futura, quindi, per rimanere a latino, ad maiora. Buona festa a tutti e grazie e benvenuti di nuovo. Grazie. Grazie Andrea. Bene, è la volta del nostro sindaco, l'onorevole Pietro Fontanini, cui lascio la parola e lo ringrazio per essere qui con noi oggi. Grazie, buongiorno a tutti, sono contento di essere qui oggi con voi anche per ricordare un importante traguardo, quello di aver qualificato sempre più la viticoltura e l'enologia in questo nostro Friuli. Una terra che 30 anni fa certo non aveva le eccellenze che attualmente può vantare nel campo proprio vitivinicolo. Abbiamo grandi enologi, grandi cantine, grandi vini che sono sempre più conosciuti nel mondo. Ma vorrei ricordare che questa terra è una terra che ha una storia lunga, antica per quanto riguarda la coltivazione della vite. Già Aquileia e i Romani avevano trovato in questa pianta le possibilità di sviluppare, quindi la storia è molto antica, ma negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo chiaramente molto molto intenso e soprattutto velocissimo. Ricordo anche quel grande traguardo che l'Università di Udine ha raggiunto, come diceva prima il magnifico rettore, con la sequenziazione del genoma della vite. Una cosa fondamentale, primi nel mondo, certo. Non dobbiamo dimenticarlo, questa piccola università nata dopo il terremoto nel 1977 riusciva in pratica a raggiungere questo grandissimo obiettivo e dovete essere orgogliosi perché avete fatto una cosa grande che ha aperto scenari interessantissimi per quanto riguarda un sempre minor utilizzo di fitofarmaci per quanto riguarda la cura delle malattie della vite e dare prospettive migliori all'ambiente in primis, ma penso anche alla qualità poi del vino, che non è così contaminato magari da pesticidi. Quindi sono risultati importanti grazie ai professori della nostra università e grazie anche ai tanti studenti, a coloro che hanno ricercato, a coloro che hanno dato un contributo. Quindi complimenti, sono stati 30 anni importantissimi e penso che ancora ci saranno soddisfazioni ulteriori per quanto riguarda questo settore della nostra università di cui andiamo orgogliosi. E lo dico sempre, io come sindaco della città di Udine, a Udine produciamo vino. Abbiamo, grazie proprio all'azienda Servadei, la produzione di vino bianco e vino rosso, insomma, semplificando molto,
con un titolo che viene dato a questo vino, L'oro dei patriarchi, un bel nome che ricorda qualcosa di antico di questa terra. Quindi complimenti e grazie per quanto avete fatto in questi anni. Grazie sindaco. Bene. Lascio dunque la parola a Mucchino. Prego. Ringraziamo il signor Sindic per il saluto che ci ha portato e io inviterei al tavolo per iniziare appunto con le relazioni istituzionali i professori Celotti, Peter Lunger, Zironi, Iacumin, Moio e Zama. E così ci voleva. Ci siamo. Professor Celotti, un percorso iniziato 30 anni fa. Chi c'era, chi non c'era, chi ci sarà? Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti ai laureati, perché oggi è la giornata dedicata a voi, alle autorità, ai colleghi e ai rappresentanti di tutte le istituzioni e enti che sono stati invitati oggi a partecipare, consorsi e varie associazioni. Un mese fa mi è stato chiesto di parlare di cosa è successo nell'enologia negli ultimi 50 anni, cosa che ho fatto per il Ducato dei Vini Friulani. Oggi invece devo percorrere 30 anni di quel che è successo a Udine come attività didattica, attività di formazione, tra l'altro 30 anni quando io stavo facendo il dottorato di ricerca, quindi ero alle prime armi, diciamo, no? E la premessa doverosa è che l'università ha tre missioni: didattica, ricerca e quella che si chiama terza missione, no? E i laureati e gli studenti siete proprio nel bel mezzo di queste attività, perché non ci può essere didattica senza ricerca, la ricerca alimenta anche la didattica e il tutto poi è finalizzato anche al territorio. E come ha già ricordato il sindaco, l'Università di Udine è nata per volontà del popolo, subito dopo il terremoto, e quindi una qualche risposta al territorio la dobbiamo dare, no? E quindi vediamo il percorso formativo in questi 30 anni di percorso. Anzitutto sono già stati ringraziati quelli che hanno coniato, quelli che hanno forgiato il corso di studio, no? Professor Peter Lunger, Zironi, anche il professor Costa e altri colleghi, no? Con un certo rischio, perché Udine è un po' defilata in Italia, bisogna proprio mettersi dell'impegno per raggiungerla, e poi era un'università nuova, diciamo relativamente nuova rispetto a quelle più blasonate del nord o nord-est. È stato imbastito un corso con anche molta lungimiranza, devo dire. Nell'ambito di agraria è l'unico corso di filiera questo, quindi tutta la filiera. Adesso si parla di filiera e questo era già nato con quell'intenzione, filiera circolare, no? Adesso si parla dall'impianto del vigneto al recupero dei sottoprodotti, all'analisi sensoriale e quant'altro. Si è partiti col diploma dal 92 fino al 2001. In quel periodo partiva anche la scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica a Conegliano, no? Dove tanto io ho iniziato le mie prime attività. Con tanti studenti, no? Anche di provenienza, anche da diverse regioni. Poi è arrivata la legge per il titolo di enologo e si è passati alla laurea triennale dal 2001. Tanti diplomati, che vedo anche qui oggi, sono passati, hanno fatto poi il passaggio alla laurea, no? Per il titolo di enologo, che è un qualcosa importante a livello europeo, definito, diciamo, secondo precisi criteri dall'UIVE e dagli organismi competenti. In parte è nata anche la laurea specialistica, allora, in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli, adesso si chiama laurea magistrale, in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli, che non dà però il titolo di enologo, no? Dopo magari di questo parleranno nella tavola rotonda, immagino, no? In questi 30 anni ci sono state poi delle collaborazioni interessanti. Da soli si fa ben poco, no? E quindi unire le forze è una cosa saggia. Interateneo con Trento, Fondazione MAC, Istituto di San Michele all'Adige, dal 2011 al 2017, con un anno che però veniva fatto solo in una università. A un certo punto la capienza non era sufficiente, quindi per gioco forza si è dovuto sciogliere l'interateneo per due corsi di studio.
E qui devo ringraziare il professor Bertamini, il professor Gaussino Cavazza, che è qui presente in rappresentanza della Fondazione MAC. Si sono sciolti due corsi, qualcuno era preoccupato, ma adesso o vanno tutti a Trento o vanno tutti a Udine, non è successo questo. Equa ripartizione dei corsi degli studenti, no? E quindi ognuno ha avuto modo di proseguire e con comunque delle collaborazioni, anche perché questo interateneo è servito come formazione per studenti ma anche per i docenti, no? Lo scambio è sempre utile, i confronti. C'è stata poi anche una parentesi, diciamo, poco fortunata a Cormons, e dopo siamo ritornati a Udine con dei numeri che poi vi dirò sugli studenti, sui laureati, no? Il piano di studi, anche quello in 30 anni non è rimasto, se andate a vedere il libretto di 30 anni fa, evidentemente è diverso da quello che trovate oggi, perché bisogna aggiornarsi e adattarsi a quelle che sono le esigenze del settore, il settore enologico particolarmente vivace in questi ultimi decenni. Corso di studio basato su quelle che sono le linee guida dell'OIVE, che sono scritte nel libro, nel libretto degli studenti, e che sono molto chiare, no? Quelle che devono essere le caratteristiche dell'enologo formato con le lauree triennali. Non tutti nascono geni, quindi se servono delle competenze specifiche, durante il corso, nel piano di studi, ci si avvale anche di competenze esterne, seminari esterni, corsi specialistici fatti da professionisti, corsi a contratto. Questo, diciamo, serve per migliorare la formazione e dare alla fine il prodotto finale, che è un laureato di qualità. L'ha accennata prima, chi ha parlato prima di me, l'azienda Servadei, l'azienda sperimentale Antonio Servadei, anche quella è un'aula in pieno campo, no? Per la parte viticola, per la parte enologica, per altre attività, e quindi un aspetto molto formativo per gli studenti. Tirocini, anche qui tirocini molto interessanti, abbiamo una rete di convenzioni di tirocini con tutto il mondo, devo dire. Non sto a citare gli studenti che hanno fatto tirocinio in Azerbaijan, piuttosto che in Cina, piuttosto che in Nuova Zelanda, piuttosto che in Croazia, ok? Quindi esperienze veramente formative che a volte noi li consigliamo anche i due tirocini, no? All'estero, e uno magari rischia di saltare la sessione, anzi noi consigliamo di fare questa esperienza perché rimane, magari purtroppo va a penalizzare qualche indicatore ministeriale del corso di studio, però diciamo è un male necessario, almeno lo riteniamo così, sia per la triennale, anche per la magistrale, dove tra l'altro non c'è l'obbligo del tirocinio. Ricordo ai presenti qui laureati, anche agli studenti in corso, che magari dalle attività di tesi sono emerse cose, sono state fatte attività di ricerca che toccate con mano nel vostro lavoro, le varietà resistenti ad esempio, no? Tecnologie innovative in vinificazione, tecniche per fare vini a basso impatto, cose che si fanno da molti anni e che adesso magari sono di moda come terminologia, però è da sempre che si è lavorato in questo senso. Il recupero dei derivati, l'anidride carbonica per fare bioplastiche ad esempio, acidi grassi, i polifenoli di scarto per alimentare celle fotovoltaiche, vini in pillola e quant'altro, tutte attività che sono state fatte nell'ottica di lavorare nella filiera, della filiera circolare. Collaborazioni in parte per la magistrale, scambi di crediti con altre università, e mi riferisco agli scambi che abbiamo nella magistrale con la magistrale di Torino e Milano. È stato fatto un accordo per uno scambio, quindi se c'è una specificità lo studente la va a beccare. E quindi mettere a disposizione competenze e specificità di diverse università. È impensabile fare 18 corsi di laurea fotocopie uno con l'altro in Italia, non avrebbe nessun senso. Lo stesso vale anche per le lauree magistrali. Poi gli studenti, anzi, hanno più opzioni di scelta in base alle loro specificità. Sono nati qualche anno fa anche gli ITS nell'ambito agroalimentare. Il Veneto è molto attivo in questo, no? Io ho partecipato assieme anche al professor Sensidoni in commissioni di queste. Non sono in concorrenza assoluta con la laurea triennale, neanche i master, sono tutte attività in complemento. E a riguardo, ad esempio, la Cuvée, o Cuvée che dir si voglia, ha preso una seria posizione nei confronti delle lauree professionalizzanti. In sostanza si è deciso, è stato messo nero su bianco al Ministero, che non ne abbiamo bisogno, no? Abbiamo già diversi livelli di formazione, che questo creerebbe ulteriore confusione al sistema, quindi non abbiamo bisogno per la parte vitivinicola di fare lauree professionalizzanti. L'orientamento, anche le attività di orientamento sono importanti. Orientare, quindi spiegare, cercare di
portare iscritti, diciamo, all'università, però con certe motivazioni, e quindi negli ultimi anni sono molto attive attività di orientamento con delle talk specifiche in tante scuole, in primis le scuole di Conegliano, Cividale, la scuola di Gradisca, Spirimbergo, Porto Gruaro, anche il Malignani, no? Quindi attività veramente per far toccare con mano agli studenti delle scuole superiori cosa vanno a fare nelle università. È nata su volontà del territorio, e quindi dobbiamo fare qualcosa per il territorio, e quindi dobbiamo dialogare per fare qualcosa. E quindi dobbiamo dialogare con chi? Con le associazioni che ruotano intorno al settore vitivinicolo. Assoenologi, SIVE, agronomi, consorzi e altre che con le quali periodicamente si fanno delle riunioni per pianificare, per trovare eventuali azioni correttive ai corsi di studio e anche alla programmazione dei laureati. E ogni anno almeno viene svolta una riunione con queste associazioni. Mi riferisco ad esempio a quella più rappresentata per i tecnici dell'associazione La Suenologi, che fino a poco tempo fa era rappresentata dall'enologo Rizzi, che ringrazio per tutta la sua collaborazione. Adesso qui vedo il nuovo presidente, il dottor Lovo, con cui continueranno queste attività. Il dottor Tomasi del CREA o del Consorzio Prosecco, non so se è qui presente, anche lui per quanto riguarda la SIVE. Attività che devono andare al territorio. Esempio, con Vinidea e SIVE, l'Enoforum Web Mondiale, che è partito l'anno scorso, c'è la call scadenza la settimana prossima, con la Suenologi da mercoledì, mi pare, no? E il primo webinar lo farà il presidente dell'OIV qui presente oggi, tutta una serie di seminari con tematiche proposte da tutte le università coinvolte nella CUVE, e finirà a luglio questa attività. Attività di ricerca, quindi la didattica, abbiamo detto, la didattica deve essere limitata anche dalla ricerca, e questo porta a fare attività di tutti i tipi, devo dire, in tutte le parti del mondo, quindi non solo nell'azienda sperimentale dell'università, ma anche in aziende convenzionate o non, dove si vanno a fare ricerche applicative che servono ad entrambi. Quanti laureati ci sono stati in questi anni? Li hanno già detti, li avete già letti nei comunicati stampa, sono 1.400 in totale in questo trentennio, e circa il 13% degli enologi dell'Assoenologi nazionale, mi pare, provengono dall'Università di Udine. Per quel che conto i numeri, questi sono numeri, sono dati di fatto, diciamo, che sono sempre importanti per pianificare anche quello che succederà. I dati dell'altro giorno per la triennale sono lo stesso numero di iscritti dell'anno scorso, idem per la laurea magistrale a pari data dell'anno scorso. Ricordo che per la magistrale le iscrizioni finiscono a marzo. L'occupazione presenta ottimi livelli sia per la triennale che per la magistrale. Oltre ai dati di Alma Laurea, sono i dati dal 2014 al 2020, con circa 88-90% di occupati dopo 1-2 anni dalla laurea, quindi dati estremamente positivi, e dopo vedremo il perché. I numeri. E noi siamo sotto controllo ogni giorno dall'Ateneo, dal Ministero, siamo monitorati, quindi siamo soggetti a dei controlli, e è giusto anche che sia così, perché dobbiamo rendere conto di quel che facciamo, no? Quindi abbiamo gli indicatori ministeriali che dobbiamo ogni anno, diciamo, commentare e valutare. Indicatori di performance del corso di studio, quindi la qualità finale è il laureato, ok? Il laureato si laurea, però dipende come, e come fare un processo di vinificazione. 12 di alcol, se si fa un vino senza difetti, quello lo si fa, no? Però dobbiamo andare oltre, dobbiamo dare la qualità al laureato. E qui giocano un ruolo importante i seminari specialistici, le attività di tirocinio, le tesi. Quindi dare il contorno a quella che è la base strutturale, no? Mi sono concesso questa metafora enologica, è come fare il vino senza un vino bianco e vino rosso, però dobbiamo fare un vino con certi caratteri sensoriali. Ecco il nostro laureato, di Napoli piuttosto che di Udine, piuttosto che di Torino, diversi nelle... La struttura deve essere quella, però con competenze diverse, con specialità diverse. Ovviamente con un prodotto di qualità, l'uva deve essere di qualità, la base di partenza deve essere di qualità, e qui ogni università, qualcuno ha messo il numero chiuso, qualcuno dei test, noi abbiamo messo un blocco di 4 esami fondamentali il primo anno. All'inizio non era stato tanto gradita la cosa, però mi pare che gli effetti ci sono stati poi sulla, quindi la matematica, la chimica e la fisica. E quindi un costante aggiornamento per quanto riguarda la formazione, ma un costante monitoraggio di quelle che sono le performance
gli indicatori, diciamo, che servono giusto per ottimizzare, per garantire un laureato di qualità. Purtroppo l'indicatore magari di tot crediti svolti a un anno, entro un anno, magari penalizzandoli perché uno fa un tirocinio all'estero, noi l'abbiamo scelta come opzione qualificante di entrambi i corsi di studio. E quindi bisogna continuare sicuramente a svolgere queste attività per dare un prodotto di qualità e affrontare cosa? L'enologia è cambiata, no? E adesso non bisogna più guardare l'enologo in Friuli e non lavorerà in Friuli, molto improbabile, no? Potrei pensare magari di andare in Australia piuttosto che in Azerbaijan o in Russia o da altre parti o in Norvegia anche, no? O a Brighton sotto Londra. Quindi affrontare le tematiche a 360 gradi, competenze trasversali, caratteristiche che deve avere una filiera circolare. Le sfide del momento non è fare bene un vino bianco o un vino rosso, ma progettare un vino per magari un mercato in evoluzione, secondo tutto quello che sta dentro la sostenibilità, e lì ci sta dentro tutto, no? Dall'economico al tecnico, al sociale, al culturale, guardando a quelle che sono le sfide del momento, tra cui energia, anidride carbonica, acqua, recupero e rivalutazione degli scarti. Tante di queste cose non sono iniziate un anno fa, due anni fa, ma sono dall'origine. Vedi l'internazionalizzazione e altre cose, vedi ragionamenti di filiera e quindi competenze trasversali. E quindi queste sono le sfide, diciamo, che vanno un po' oltre il tecnico. Però adesso ci sono altre sfide che avranno i nostri laureati, che avranno i nostri laureandi e che sono quelle, ad esempio, che legate a cosa sta succedendo nel mondo, lo sapete tutti, bisognerà rispondere con fermezza alle azioni di demonizzazione del settore vino, ad esempio operate dall'OMS in questi ultimi periodi, no? Mi riferisco al vino che fa venire il cancro, ad altre azioni dei solfiti, quindi si va sempre sul vino, no? Senza nessuna base scientifica, tra l'altro, quando sapete tutti che si consuma più solforosa prendendo tanti altri prodotti di supermercato, e quindi bisognerà rispondere anche a queste questioni. E qui consentitemi di citare l'intervento di altissimo profilo che ha fatto il professor Moio all'inaugurazione del congresso OIVE di 2 settimane fa, quando eravamo in Messico. Questa è stata proprio la tematica che lui ha messo, su cui ha messo i puntini all'inaugurazione del congresso. Quindi un settore in continua crescita e dove dobbiamo stare costantemente aggiornati, guardando cosa succede al mondo e cosa succede all'ambiente e qual è l'evoluzione dei consumatori. Per finire, faccio un salto indietro di 30 anni, quindi ritorno al 92. Cosa è successo nel 92? Io stavo finendo il dottorato, è partito il diploma, ero in Erasmus a Digione, 4-5 mesi, non di più, però sono stati molto formativi e di questo devo ringraziare il professor Sensidoni, penso che sia stato uno dei primi Erasmus. Questo per dire cosa? Per dire che queste attività all'estero sono veramente qualificanti e adesso le possibilità ce le avete con 2 click del mouse per andare in tutte le parti d'Europa e anche extra Europa con l'Erasmus. E Erasmus e non solo, tante attività, anche con la semplice tesi che uno svolge all'estero, veramente approfittate di queste occasioni perché veramente è una base, diciamo, che potete spendere, una formazione che potete spendere nel futuro. E questo era il gancio per dare la parola al professor Peter Lunger, che vi parlerà dell'importanza, quindi, dell'internazionalizzazione dei nostri corsi di studio. Grazie. Ringraziamo il professor Cellotti per passare al professor Enrico Peterlunger, che parlerà di internazionalizzazione della formazione. Chi meglio di lui? Tutte le volte che lo cerco non c'è mai, è sempre in giro all'estero. Sempre in giro a firmare accordi di collaborazione in giro per il mondo. No, comunque, va bene, grazie. Grazie a tutti per l'attenzione. E allora vediamo un po' questo aspetto del corso di laurea in viticoltura e enologia. Ricordo, insomma, che esplicitamente io e Gironi, quando abbiamo cominciato, mi ha detto sì, facciamo questo corso qui in Friuli perché vogliamo fare gli enologi
che facciano il vino friulano, ma abbiamo l'ambizione di formare persone che poi in qualsiasi zona viticola del mondo vadano a operare, sappiano come muoversi per ottenere i risultati migliori, e siamo andati avanti con questa idea. E allora, insomma, qui diciamo la formazione, come diceva anche Celotti, è iniziata nel 92, corso triennale, seguendo le linee guida dello Iveco, la volta che sono state elaborate nel 76 e poi aggiornate nel 2004, ma c'era un dibattito abbastanza importante all'epoca, e forse anche Moio ricorderà. C'era una separazione abbastanza netta negli anni 60, anche 50, 60, 70, fra enologia, che era una cosa molto chimica, e invece la viticoltura, che era il campo, e queste due realtà facevano fatica a parlarsi. E l'OIV, con grande merito, ha detto: no, l'enologo non è solo uno che fa il vino, ma è uno che deve sapere come coltivare la vite per ottenere un certo tipo di uva, non qualsiasi uva venga, va bene, per ottenere un certo tipo di vino e per poi portarlo sul mercato con esiti. Allora, questa diciamo, è una figura professionale che in altri settori, un'estensione così importante dal suolo alla vite, alla fisiologia vegetale, alla fermentazione, ai lieviti, eccetera, tutta la filiera è diciamo ricompresa nella formazione delle nuove. Questo è un settore, una formazione che è abbastanza peculiare e molto, molto valida, come si rivela poi professionalmente. Va bene. Allora, abbiamo cominciato con i progetti Erasmus, che erano già presenti, per cui con vari partner europei. Allora, Geisenheim senz'altro, poi Bordeaux, Digione, appunto, che aveva il professor Sensidoni, già dei rapporti con Madrid, con Eger in Ungheria, ma anche Budapest, Vienna, la Boku, Lisbona. Per cui, insomma, questo intanto è stato un primo inizio. Ma poi, appunto, venendo avanti, nel 98, con dei contatti che erano partiti nel 96 ancora con l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, che appunto aveva già delle collaborazioni, insomma, abbiamo fatto partire un accordo di doppio titolo di enologo fra Italia e Germania, con la Hochschule Geisenheim University, che fra l'altro è un'università abbastanza sui generis, che parte dalle scuole tecniche tedesche, insomma, e adesso appunto è la sua denominazione attuale, questa qua. Il doppio titolo si realizza con la frequenza del terzo anno presso la sede partner, per cui vale sia per italiani che vanno a fare il terzo anno in Germania, o tedeschi che vanno a fare il terzo anno in Italia. Alla fine il riconoscimento viene perfezionato a livello amministrativo dei crediti ottenuti, e alla fine si ottiene il doppio titolo di enologo italiano e tedesco. Qui vediamo alcune immagini della sede, insomma, vecchia, della prima sede della scuola di Geisenheim. A destra, vedete, lì c'è la villa Mon Repos, il mio riposo, che è stata costruita da von Lade, il fondatore di questa scuola, nel 1872. E un mese fa, 19 ottobre, la scuola di Geisenheim ha celebrato 150 anni dalla fondazione. Ho assistito online, in realtà era tutto in tedesco, per cui non ho capito, ma ho ascoltato con grande interesse un pezzo per violoncello e pianoforte scritto da von Lade, che oltre a dirigere questa scuola qua, però pensate, nel 2142, quando si faranno i 150 anni di questo corso. Boh, chi ci sarà adesso? Noi auguriamo il meglio, non ci mettiamo limiti neanche verso il futuro. Comunque, ecco. Allora, in realtà la collaborazione con Geisenheim è veramente molto, con vari aspetti, per cui abbiamo il doppio titolo triennale, il doppio titolo magistrale, Erasmus, ricerca, per cui nello studio del presidente che ha parlato prima, Schulz, sulla parete c'è una grande carta geografica e ci sono tutti i punti del mondo dove lui ha collaborazioni, Geisenheim ha collaborazioni. Il posto dove ci sono più bandierine
5 bandierine è Udine, di tutto il mondo, cioè è quella che ha l'istituzione che con Geisenheim ha maggiori relazioni di vario tipo. Bon. Dopo siamo andati avanti e nel 2004 abbiamo fatto l'accordo di doppio titolo Italia-Argentina con l'Università Nazionale de Cujo a Mendoza. Ma questo viene dal fatto che io e Paolo Sibilotti, mio collega, nel 2000 siamo andati a un convegno sulla irrigazione dei fruttiferi della vite nel 2000, che era il tempo del pacchettasso, mi ricordo. Ma, e allora lì abbiamo detto, no, possiamo collaborare. Ma abbiamo trovato che la strada era già in parte aperta da Alessandro Sensidoni, il quale aveva fatto un accordo sempre con Mendoza. Per cui siamo andati avanti su un solco già tracciato. E allora questo accordo di doppio titolo certamente funziona con lo stesso sistema del terzo anno e numeri non grandissimi, ma insomma ogni anno ci sono stati degli studenti nelle due direzioni. Adesso non tantissimi e con la pandemia poi si è un po' arrestata la cosa e poi c'è anche una certa differenza di difficoltà economica, insomma a muoversi. Però questo è un doppio titolo molto molto valido. Perché insomma Mendoza rispetto a noi è un ambiente molto diverso, c'è la produzione del Malbec, ma chiaramente chi ha vissuto questa esperienza lo dice con grande chiarezza: andare per un anno, il terzo anno in Argentina e fare un altro tipo di vino con altri, in un altro ambiente, altro modo di lavorare, di organizzarsi, è una cosa altamente formativa che nell'arco della carriera dell'enologo, che poi dura tutta la vita, è veramente dà degli strumenti poi per gestire problemi, insomma, ma è un arricchimento culturale anche tecnico e anche umano veramente, veramente rilevante. Mi ricordo che c'era la segretaria della presidenza e poi una delle segretarie diceva: guardi professore, io vedo sti ragazzi che partono per l'Argentina, sono andati anche dei gruppi di 5, 6, 7, e insomma partono dei ragazzi di 18, 19, 20, 22 anni, tornano trasformati con più energia, entusiasmo, gli occhi più aperti, insomma ed è veramente, come dire, da parte nostra poi di docenti aiutare i ragazzi a crescere, maturare, diventare adulti e tecnici e fiorire, come dicevano i greci, sapete che i giovani fioriscono, è una cosa bellissima. Vabbè. La stessa cosa abbiamo fatto nel 2012 con l'Istituto Federale Rio Grande do Sul di Bento Gonçalves. Rio Grande do Sul è lo stato più meridionale del Brasile, sono degli altipiani, vedete lì a sinistra a 1000 metri di altezza, dove ci sono tutti i vigneti, sono molti friulani, veneti, trentini, piemontesi che coltivano la vite. E lì vedete che hanno riportato anche il paesaggio, hanno ricostruito il paesaggio viticolo delle nostre zone in Brasile. E anche qui, insomma, poi nel 2002 la riforma universitaria ci ha dato la possibilità di fare la laurea magistrale in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli di 2 anni, che è partita interateneo, prima con l'Università di Padova, poi con Verona e infine qualche anno fa si è aggregata anche l'Università di Bolzano e adesso la nostra laurea magistrale interateneo è fatta da questi 4 atenei. Allora, appunto, i vari atenei sono del nord-est italiano, insomma è tutta un'area che arricchisce la formazione di questa laurea. Il primo anno è a Conegliano e poi il secondo anno, che è in inglese, e adesso vediamo perché, viene impartito in inglese e si può frequentare a Udine o a Verona o a Bolzano con diverse specializzazioni. Ma nel 2007, proprio perché c'era questa laurea magistrale, è stato possibile partecipare alla fondazione del European Master in Viticulture and Enology. Questo è stato sulla base di una sollecitazione europea che era il programma Erasmus Mundus, che adesso sta proseguendo con il programma Erasmus Plus. Erasmus Mundus era un Erasmus destinato, orientato a attirare studenti al di fuori dell'Unione Europea che venissero a studiare
in Europa, e per vari settori se ne sono fatti 120 di questi progetti, di cui un paio erano nell'ambito viticoltura ed enologia. Allora, diciamo, e questo master europeo dà il titolo vinifera, abbiamo chiamato vinifera. Chi sono i membri fondatori di questo consorzio EMAVE? Geisenheim in Germania, in Italia Udine con Padova, Verona e Bolzano, ancora in Italia Torino con Milano, Sassari, Foggia e Palermo, in Francia Montpellier con Bordeaux, in Spagna Madrid, in Portogallo Lisbona con Porto. Ecco, questi sei partner hanno dato vita, e questo qua sta andando avanti, siamo arrivati ormai da 15 anni, insomma, diciamo, le lezioni si tengono il primo anno a Montpellier in inglese con docenti dei vari partner, il secondo anno gli studenti scelgono di andare in uno di queste sei sedi, ed è per quello che, accogliendo gli studenti del Master Vinifera, noi abbiamo deciso che il nostro secondo anno della laurea magistrale viene fatto in inglese, e questo, oltre a favorire, diciamo, gli studenti del Master Vinifera, attira anche altri studenti. Per esempio stanno arrivando gli studenti che frequentano anche il secondo anno o anche il primo anno, ma da Russia, Georgia, dalla Cina, insomma abbiamo studenti internazionali veramente da tutto il mondo. Per cui la tesi poi può essere fatta presso i partner e gli associate partner, che sono in Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Brasile, Cile, USA, Canada, Svizzera, eccetera. Anche la scuola di Shenzhen, che è vicina a Ginevra, partecipa a questo come collaboratore a questo. Vabbè. Poi anche l'industria, l'aereo in Germania che vende Beatrici, la Gallo degli Stati Uniti, che è l'azienda che produce 1 miliardo di bottiglie all'anno, insomma abbiamo Torres in Spagna, vari. Allora c'è la possibilità di fare la tesi in tutti questi posti, e gli studenti, non tutti ma insomma molti, approfittano per avere un'esperienza internazionale in un'altra nazione, ma anche due, ma anche di più, insomma. Dopo, infine, abbiamo fatto l'accordo, un accordo specifico con Geisenheim, accordo chiamato Vitis Vinum, che prevede che per gli studenti italiani ma anche tedeschi si faccia il primo anno del master in Italia, secondo anno in inglese a Geisenheim, e si ottiene il doppio titolo di laurea magistrale. Un ulteriore, ma l'internazionalizzazione non si ferma. L'anno scorso, un anno e mezzo fa, è stata fondata l'Università di Tokaj in Ungheria, nella regione Tokaj-Hegyalja, che vuol dire la regione del Tokaj. La sede è a Saros-Patak, che è in Ungheria, insomma, e ci hanno invitato a un convegno l'altro giorno, per cui l'altro ieri abbiamo firmato l'accordo di adesione di questa Università di Tokaj, che ha chiesto di aderire al Master EMAVE come associate partner per ospitare studenti per tesi. Allora, ecco, questa è la sede dell'università, un edificio antico così. Loro si ispirano molto a Comenius, che è stato uno slovacco pedagogo che è stato lì a insegnare per un po' nel 1600. Abbiamo firmato l'accordo, insomma, e dopo alla fine abbiamo anche bevuto un po' di Tokaj. Qui vedete il professor Novello, il nostro collega docente di viticoltura a Torino, nonché vicepresidente della commissione viticoltura dell'OIVE, professoressa Pilar Baesa, Urban Frey, che è un docente di Shenzhen, poi appunto Novello è compagno di università mio, di Raffaele Testolin, comunque continuiamo a lavorare insieme, però ecco, diciamo che questa attività continua. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Peter Lunger, rientrato apposta dall'estero per questo convegno. Parliamo adesso di una nuova iniziativa, il Master, e ne parla il professor Roberto Zironi. Ancora lui.
30 anni fa ho messo in piedi questo meccanismo micidiale, adesso ho capito, ne propongo un altro. Dice, ma non va mai in pensione quello? E tra un po'. Allora, perché il master? E il perché è legato a quello che ascoltiamo tutti i giorni. Tutti i giorni siamo sommersi in sostenibilità, agricoltura di precisione, industria 4.0, tra un po' sta arrivando industria 5.0, economia circolare, risparmio energetico, internazionalizzazione. Tutte cose di cui si accenna nei corsi, non si scende chiaramente nei particolari. Tutte cose che per la maggior parte di voi non si sono affrontate quando eravate sui banchi di scuola, perché non erano patrimonio, non erano fonte, diciamo, di dibattito. E allora abbiamo detto, ma la formazione continua è uno dei nostri compiti, cioè continuare a dare delle informazioni, a dare delle conoscenze. E allora che facciamo? C'è uno strumento, il master, c'è un'abilità che abbiamo dovuto acquisire negli ultimi 3 anni, la formazione online. E allora che facciamo? Facciamo un master prevalentemente online e lo collochiamo in orario dove la gente non lavora. Giovedì sera, venerdì sera e sabato. Una settimana sì e una settimana no. E quando l'enologo è meno impegnato, da gennaio a giugno. Quindi diamo la possibilità a chi vuole, dei neolaureati, ma anche di chi sta magari operando nel settore da tanto tempo, di acquisire delle ulteriori competenze. Una sorta di pit stop. Fermiamo, capito, un attimo la macchina, ci cambiano le gomme, ci danno l'aggiornamento e ripartiamo di spinta con le gomme nuove. E quindi questo master l'abbiamo costruito all'interno di Agraria, apprendendo delle competenze di ingegneria e delle competenze di economia. E quindi creando uno strumento, avete avuto il dépliant, diciamo, che vi spiegano i particolari la cosa, quindi creando uno strumento che si basa su 5 pilastri. Con docenza che sarà prevalentemente extra-universitaria, quindi andando a pescare quelli che sono i consulenti, quelli che sono gli esperti che già operano in questo settore, e portandoli non in aula ma fondamentalmente davanti a una telecamera o a casa loro al computer. Quindi formazione prevalentemente online. È chiaro che non si può pensare di non fare delle esercitazioni. Beh, 2 rimpatriate 2 volte all'anno, 3-4 giorni a febbraio, 3-4 giorni a giugno, a Udine. Così vi conoscete, non soltanto tramite video, vi conoscete personalmente, e facciamo le esercitazioni. Alla fine, un lavoro, una sorta, diciamo, di tesi, un elaborato finale, cosa? Contiamo che molti siano già presenti all'interno di aziende produttive. Hanno bisogno di elaborare dei dati sulla base delle conoscenze acquisite nel corso, diciamo, dei 2 anni. Perfetto. Un progetto calato all'interno dell'azienda in cui si lavora. Per chi non sta ancora lavorando, stiamo raccogliendo delle aziende sponsor che sono disposte ad accogliere quindi questi giovani per dargli dei dati da elaborare, poi magari una volta testati se li tengono anche dentro, perché no? Quindi questi 5 pilastri sono la viticoltura e l'enologia sostenibile. Come sta cambiando quindi il paradigma produttivo per allinearsi con le logiche di sostenibilità, applicando la viticoltura e l'enologia di precisione. La valorizzazione dei sottoprodotti, la produzione circolare. La digitalizzazione, il secondo pilastro, e l'automazione di processi produttivi. Siamo circondati di macchine, di attrezzature che ci agevolano nell'attività,
che ci permettono di farla più celermente, ma che ci danno anche, se le sappiamo sfruttare, una quantità incredibile di informazioni per il miglioramento produttivo e per la sistematicità, diciamo, della qualità delle produzioni. Una voce ricorrente tutti gli anni, io una vendemmia così non l'avevo mai vista. E tanti anni, tutti gli anni si dice quello. Ora diciamo che non è vero, è che non ce ne ricordiamo tante o non eravamo presenti magari nelle vendemmie precedenti. Ora, se avessimo delle informazioni, cioè se quei dati di quelle vendemmie fossero stati in qualche modo raccolti ed elaborati, non lavoreremo alla cieca, avremo dei punti da cui partire. Quello che io definisco creare in ogni azienda dei big data e avere però la capacità di elaborarli e di trarne quindi delle indicazioni dall'elaborazione di questi risultati. Questo vuol dire digitalizzare e automatizzare. Quindi sempre più automazione, ma anche raccolta di informazioni. Terzo pilastro, produzione e logistica. Cioè, negli ultimi anni mi sono occupato anche di progettazione delle cantine. Cioè, ad un certo punto ti rendi conto, capito, che rischi di essere sommerso dal prodotto. Cioè, un litro di vino occupa un certo spazio se in massa, ma che diventano un volume 3 se dentro una bottiglia. Per cui di fatto dovremmo avere dei magazzini che sono tre volte i luoghi di produzione. Evidentemente la cosa non può reggersi da tanti punti di vista. Quindi dobbiamo fortemente incentivare quelli che sono gli aspetti della logistica, della logistica in entrata, quello che ci serve per produrre il vino, ma della logistica in uscita. È chiaro che se io ho delle bottiglie molto preziose mi creo un cavò all'interno dell'azienda, ma non esistono aziende che hanno solo bottiglie molto preziose. Prevalentemente sono aziende che addirittura la loro bottiglia si aspettano che sia già consumata la settimana dopo in qualche parte d'Italia o del mondo. E quindi devi farla arrivare rapidamente a destinazione. Quindi devi lavorare di logistica. Una notizia sconvolgente, di fatto, in Italia, primo paese produttore al mondo, esistono pochi magazzini logistici specializzati nel settore enologico e praticamente nessuno, non dico nessuno perché sai, ma forse ne esiste uno, a temperature controllate. Ma ci rendiamo conto? Cioè produciamo un vino che poi magari viene veicolato per arrivare nell'altra parte del mondo dove qualcuno lo beve, è sicuramente diverso da quello che gli ho mandato, ed è convinto che il mio vino sia quello. Speriamo che non sia peggiorato troppo, perché sennò che immagine si fa del mio prodotto? Strategia e internazionalizzazione. Signori, siamo il primo paese produttore al mondo esportatore di vino. Purtroppo per ora solo in volume. Stiamo lavorando per aumentare il valore. Però vuol dire che noi stiamo puntando a dare al mondo quello che noi produciamo e darne sempre di più. Nella magistrale faccio un corso di progettazione dove c'è una parte, diciamo, di inquadramento del problema. Dice: il tuo vino che stai progettando, la tua azienda, ma dove lo vuoi vendere? Negli Stati Uniti. Ah, ma ti rendi conto che non è una risposta? Che 50 stati, gli Stati Uniti hanno 50 regolamentazioni diverse e che normalmente negli Stati Uniti non si vende negli stati, si vende nelle città. Perché appena vai fuori dalle città, se hai della birra da proporre forse la riesci a piazzare, del vino ti basta il generico. Cioè, abituati, capito, infatti raccontavo ieri proprio al corso, dice guarda uscite, ma neanche 50 km da New York, entrati in un saloon con corna appese, musica country e si beve birra. Oggi. E che cosa gli proponete? Un vino di qualità superiore. Ecco. Quindi si vende a New York, non si vende in New Jersey, piuttosto che, pensate, in Texas si vende a Dallas, non fuori da Dallas. Ecco. E quindi bisogna sapere, capito, quali sono le strategie da appostare a seconda dei mercati, dove vai a parare. E poi c'è marketing e comunicazione. Cioè produrre e vendere al meglio.
sono strumenti che noi nei nostri corsi chiaramente portiamo come informazioni, ma non andiamo, capito, nei particolari, ma più che altro non vogliamo creare degli esperti. Vogliamo fare capire a chi frequenterà questo master che il mondo è un mondo molto ampio. Il fai da te può funzionare fino a un certo punto, però se sai che esiste qualcosa che si può fare di meglio, hai la capacità di dialogare, non dico a pari livello, ma insomma a livello compatibile con i professionisti e magari ti circondi o ti avvali dei giusti consulenti. Le iscrizioni chiudono il 7 di dicembre, ci sono ancora dei posti. Vi aspetto. Grazie professor Zironi, il master io l'ho già fatto perché l'ho chiamato alla mia trasmissione a parlare di vino, ho detto così una cosina semplice e alla 52esima puntata, 53esima domani giusto, e gli ho chiesto ma quanto andiamo avanti? E non lo so, sicuramente per i prossimi 30 anni di cui ci parlerà invece la professoressa Lucilla Iacumin che è la coordinatrice del corso. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione così numerosa oggi che ci rende fieri e soprattutto molto emozionati, per cui vi chiedo di scusarmi se la voce ogni tanto si farà sentire. Come abbiamo potuto sentire, un'eredità impegnativa per i prossimi 30 anni. Il bilancio è stato molto chiaro comunque nel definire quali siano stati gli aspetti vincenti del corso di laurea. Internazionalizzazione, didattica, tirocini, collegamento con il mondo produttivo. È da qui che vogliamo partire e ripartire per i prossimi 30 anni. Ripartire dal Friuli. Ricordiamoci che il Friuli ha voluto questa università. L'università è nata grazie ai ragazzi degli anni 40 udinesi, allora studenti fuori sede in altri atenei italiani, prevalentemente Padova e Trieste, che hanno raccolto firme casa per casa per riuscire ad avere un'università sul proprio territorio. Ci sono riusciti con un gran successo, hanno raccolto 125.000 firme quando allo Stato ne sarebbero bastate 50.000. Questo significa che loro comprendevano che per lo sviluppo del territorio e per la rinascita dopo il terribile terremoto del 76 ci voleva la conoscenza, ci voleva l'approfondimento culturale. E quindi noi non possiamo dimenticare questo fatto ed è da qui che dobbiamo ripartire per portare ancora più lontano il Friuli, nonostante abbia già fatto molti passi da gigante rispetto a quella storia, seppur poco lontana. E proprio per questo, per sancire questo legame con il territorio legarlo al prossimo futuro, abbiamo voluto anche inaugurare oggi due nuovi simboli del corso di laurea per legare il corso di laurea ad una storia che è ancora più lontana e di cui già precedentemente qualcuno ha menzionato. I due nuovi simboli saranno la stele di Canzio Acuto tra l'altro verrà insieme al mosaico, alla figura della donna che offre l'uva del mosaico che fa parte del pavimento musivo della Basilica di Aquileia. Saranno inaugurati ufficialmente il 2 di dicembre. Qui ve li presentiamo. E questi due simboli raccontano un po' la storia della vinicoltura e delle sue radici nella nostra terra. Quindi possiamo vedere che già il pavimento musivo rappresenta questa donna che offre l'uva ed è presente all'interno del pavimento della chiesa madre della nostra cultura friulana. Fin dal IV secolo d.C. La stele di Canzio Acuto è una lapide funeraria che questo Liberto offre al suo servo, a questo che era un bottaio, questa persona che ha lavorato per lui e a cui lui vuole dimostrare la gratitudine per
tutto il lavoro che lui ha svolto. Su questa stele vengono riportati tutti gli attrezzi del mestiere per costruire le botti e quindi testimonianza di una realtà vitivinicola che era già presente e molto fruttuosa a quell'epoca. Questi simboli quindi crediamo che siano i simboli più consoni per rappresentare il nostro corso di laurea in Italia e nel mondo. La giornata di oggi vuole anche essere un primo incontro formale per ribadire questa necessità di dialogo e scambio tra accademia e territorio a tutti i livelli, perché solo dialogando possiamo crescere insieme. Agiamo localmente, però pensando a livello globale. La volontà è quindi quella di migliorare i tirocini da un lato, ma è anche importante che il mondo produttivo salga in cattedra. È importante il vostro contributo, il racconto delle vostre esperienze e conoscenze pratiche di cui possono fare tesoro gli studenti affinché le nozioni, che talvolta magari sono un po' troppo teoriche, possano essere concretizzate dagli studenti. È importante dialogare insieme anche per definire delle aree strategiche di ricerca i cui risultati possano essere un aiuto concreto alla crescita del settore, ma è altrettanto importante trovare delle vie per aggiornare il mondo produttivo sui risultati delle nostre ricerche. Come Dipartimento abbiamo da poco inaugurato per esempio il LABAS, un laboratorio di analisi sensoriale che è stato costruito all'interno del nuovo progetto del Lab Village dell'Università degli Studi di Udine. È un laboratorio costruito secondo tutte le norme UNI e NISO 85-89 per l'analisi sensoriale dei prodotti alimentari ed è stato progettato oltre che per la formazione anche per essere un servizio completo a supporto delle esigenze dei soggetti pubblici e privati. Abbiamo visto gli stretti rapporti internazionali di didattica, ma il corpo docente del corso di laurea ha molti rapporti di ricerca internazionale e grazie a questi rapporti di ricerca esistenti stiamo lavorando per aumentare il numero di accordi con università sia in Spagna che in Portogallo che in Austria, ma anche con atenei extraeuropei, in particolare in Canada e in Sudafrica. C'è la volontà di attuare un nuovo accordo di doppio titolo e instaurare dei gemellaggi di studio con università estere. Siamo convinti che queste siano esperienze formative fondamentali, l'abbiamo visto anche dai risultati dell'internazionalizzazione, sia per quanto riguarda la formazione, ma anche la crescita personale, sulla quale vale la pena di investire, quindi per avere enologi, oltre che preparati, anche curiosi, positivi e proattivi. La vitalità, l'energia e l'entusiasmo di chi ha fatto la storia di questi 30 anni non si è esaurita e molti altri sono i progetti già in itinere, dall'aggiornamento dei corsi per rispondere ai cambiamenti e alle nuove sfide della produzione, all'ampliamento e all'efficientamento della catena sperimentale dell'azienda agraria universitaria Servadei, grazie anche all'aiuto di Fondazione Friuli. Il numero delle vinificazioni sperimentali che annualmente vengono svolte all'interno della cantina aumentano di anno in anno. Quest'anno siamo arrivati oltre alle 100 vinificazioni sperimentali. E quest'anno per la prima volta abbiamo inserito i ragazzi, gli studenti del primo anno di corso all'interno del tirocinio della cantina. Questo perché abbiamo pensato che potesse essere un primo approccio, uno stimolo, una motivazione a entrare ancora di più nel mondo vitivinicolo fin da subito, per motivare poi anche allo studio e al proseguo degli esami in modo un po' più proficuo. E questo crediamo che possa essere ulteriormente importante per la formazione di enologi completi che abbiano armi sufficienti per affrontare l'incontro con il mondo del vino al di fuori della nostra regione, anche se mi sembra che i risultati che avete conseguito ci rendono molto orgogliosi. E già un bel traguardo è stato compiuto.
Detto questo, non possiamo comunque chiudere questa presentazione senza un'ultima riflessione. 30 anni di storia, come proclama l'invito che a tutti voi è arrivato, sono anche 30 anni di vite. Sono 30 anni di incontri, di relazioni, di impegno, di sforzi, talvolta anche di discussioni, ma soprattutto di emozioni. E per questi 30 anni sento sia fondamentale dire grazie. Grazie ai professori Costa, Zironi e Peter Lunger, patri fondatori e coordinatori dei corsi. Peter Lunger e Zironi credo che abbiano coordinato i corsi di laurea per più della metà di questi 30 anni e comunque, come vedete, lavorano molto ancora e sono fondamentali per il proseguo del corso di laurea. E il professor Emilio Celotti, che non ha mancato in questi 6 anni e ha con orgoglio portato avanti il corso di laurea. A tutti i rettori, al professor Piacentier come direttore, a tutti i direttori che in precedenza hanno supportato il corso di laurea, alle personale amministrativo che vedo qua presente in sala e che ringrazio di aver voluto condividere con noi questa giornata, che è sempre pronto a risolversi ogni problema e soprattutto con un sorriso, e anche per questo le ringrazio moltissimo. Sono un punto di forza fondamentale perché tutto possa funzionare al meglio, ma soprattutto grazie a voi studenti passati e presenti per i 30 anni di motivazione e di emozioni che ci avete regalato. Grazie professoressa, grazie anche per averci riportato all'interno dei tempi della scaletta, che gli altri due, vabbè. Ed ora parliamo del futuro della vitivinicoltura nel mondo e lo facciamo con il professor Luigi Moio, che è il presidente dell'International Organization of Vine and Wine. Prego. No, o passo lì. No. Bene, grazie, buongiorno a tutti e sono, è con grande piacere che sono qui, anzi è un onore, come dire, li guardavo ovviamente l'incontro con Roberto Zironi, con Celotti, vedo Sensidoni, è arrivato Curioni, come dire, nell'ambito dell'Accademia, e qui sono 30 anni, ma per noi sono molto di più di 30 anni nell'Accademia, è una sorta di chiamata alle armi, di scherzo sempre con Gerbi, no? Quando mi chiama, vieni, veniamo, incontriamoci. E quindi senza esitazione, quando Celotti mi ha chiamato, dice Luigi, vieni, hai 30 anni del corso di laurea, appunto, ho detto immediatamente sì. Tra l'altro un onore oggi di presiedere l'Organizzazione Mondiale della Vigna e del Vino. È la terza volta che accade per un italiano in 100 anni, si è passato dall'enologia alla viticoltura e alla enologia. Ah, e ovviamente Enrico Peter Lunger, che stava lì, il mio raggruppamento disciplinare, ricordate, anche viticolo, quindi tra Garoglio, appunto, per chi ha frequentato questi corsi, per chi ha una formazione di questo tipo, sono nomi pesanti, Garoglio, se non altro per l'enciclopedia, bellissima, che ha scritto il professore a Firenze, che è stato presidente dell'UEV negli anni 60, il professor Fregoni, professore di viticoltura, ed è toccato a me questa volta dell'Università di Napoli, la Federico II. E poi mi ritrovo ad essere presidente in un triennio di festeggiamenti dappertutto, perché tra l'altro Napoli festeggia 800 anni. 800 anni. L'OEV, vedremo tra poco, festeggia i suoi primi 100 anni. 30 anni qui, in Svizzera a Sciangilla 150 anni vado lì, ad Asti la settimana entrante 150 anni, e mi diverto.
a presiedere i festeggiamenti. E quindi, allora io velocemente vi diciamo qualcosa su che cos'è l'Organizzazione Internazionale della Vigna del Vino, Mondiale della Vigna del Vino, e poi niente, farò delle riflessioni, dai, sul futuro, futuro del vino a livello mondiale, ma di fatto è a livello mondiale oggi il vino. Infatti l'internazionalizzazione, che è stato un punto di forza di questo corso di laurea, che tutti abbiamo ammirato nelle nostre sedi italiane, è il futuro, lo vedremo tra poco. L'organizzazione è una lunga storia, vedete, scientifica e diplomatica. È una sorta di corpo diplomatico, ma è scientifica, è un'indipendenza scientifica, poco influenzata a livello politico. E tutto inizia per abordare dei problemi, per risolvere i problemi. Infatti il primo problema universale planetario è stata la fillossera. E quindi con l'arrivo della fillossera non era più un problema del Friuli, l'Italia, Campania, Toscana, eccetera. No, era italiano, francese, svizzero, tedesco, di tutti i paesi, spagnolo, portoghesi, tutti i paesi europei storicamente produttori di vino. E che si sono dovuti incontrare gli studiosi, ovviamente a Montpellier in quel congresso, per cercare di risolvere il problema, che come tutti sapete è stato risolto brillantemente con l'innesto. Poi nel 1990 un altro problema, perché la fillossera, la non disponibilità di uva per produrre vino, ha avviato un processo appunto di frodi, contraffazione. Quindi si è iniziato a fare vino con uva appassita comprata in altri mercati con aggiunta di acqua e con qualsiasi altro tipo di frutto. Tant'è vero che non esisteva un controllo di tutto ciò, non esisteva la definizione di vino. E quindi in quegli anni c'è stata l'esigenza di definire il vino. Quindi il prodotto della fermentazione alcolica del mosto ottenuto da uva fresca. E nel 1908, appunto, la definizione di vino con l'approvazione di tutta una serie di principi per il controllo delle frodi, ma non c'era analisi chimica, non c'erano i metodi analitici per fare tutto ciò. E infatti la sottocommissione dei metodi di analisi è una delle commissioni importanti dell'organizzazione intergovernativa dell'OIV, no? Ma i principi per reprimere, per esempio, le false indicazioni di origine, quindi era necessario appunto mettersi insieme per creare un organismo scientifico col fine di custodire l'integrità e l'identità e l'unicità del vino. E nel 1924 a Parigi, l'Italia tra i paesi fondatori, nasce l'Office International du Vin. Perché il problema era solo il vino, vedete, c'era che posta separazione, come giustamente diceva Enrico, è stata portata avanti, viticoltura e enologia, il vino, però interessava ancora molto da dove veniva fuori il vino, no? Poi nel 58, quindi con 7 stati fondatori, noi il 29 novembre del 2024 festeggeremo i 100 anni dell'OIV, quindi sono stato anche fortunato ad essere eletto appunto in questo triennio. E nel 58 si passa a Office Internazionale della Vigna du Vin e nel 2001 l'Organizzazione Internazionale della Vigna del Vino. Perché tutto questo? Perché intanto gli stati membri sono cresciuti, 50 stati membri. E quindi un'organizzazione intergovernativa come le altre, come l'ONU, come l'OMS, ovviamente sul vino 50 già sono molti, non so 140, no? Come quindi, perché il vino? Però vedete, il vino a livello mondiale, io ho accolto 15 giorni fa, c'era Cecelotti, il professore Pomare e gli altri, il delegato ucraino, perché l'Ucraina è rientrata di nuovo, ci sono le foto, ho tolto le foto, eccetera, quindi ho dato la bandiera dell'OIV e quindi siamo 50 oggi con l'Ucraina. Stiamo facendo insieme al direttore Paolo Roca, lo spagnolo, un lavoro
cercare, senza chiederglielo però, di far rientrare gli Stati Uniti, che sono usciti una 25 anni fa, 30 anni fa, e infatti a piccoli pezzi, già c'è il Texas come osservatore, tra poco l'Oregon come osservatore, e quindi lentamente c'è il rientro degli Stati Uniti. Quindi con i 50 Stati membri che rappresentano l'86% della produzione mondiale e l'82% del consumo. Che fanno le organizzazioni intergovernative? Vedete, nel rispetto ovviamente delle tradizioni di ogni paese, indicano, danno delle indicazioni, quindi indicano con delle risoluzioni, con consenso unanime, vengono appunto definite tutta una serie di procedure, quindi all'interno di pratiche enologiche, quindi pratiche viticole, dal punto di vista economico, dal punto di vista della sicurezza alimentare e soprattutto dal punto di vista, ripeto, una, secondo me, una commissione molto importante, una sottocommissione, quella di metodi di analisi, perché servono sempre più metodi di analisi performanti e sensibili per controllare appunto il vino e a livello mondiale, e ovviamente contribuisce, lo diceva prima il professore Zirone, vendere il vino nel mondo con gli Stati Uniti che hanno normative diverse, all'armonizzazione delle normative per favorire gli scambi internazionali, perché altrimenti c'è una difficoltà, bisogna appunto operare questa armonizzazione per favorire al massimo appunto gli scambi internazionali. Ovviamente c'è il direttore, stava al COP27, quindi è stata invitata anche l'organizzazione, quindi c'è poi una forte relazione con le altre organizzazioni intergovernative. Vedete la FAO, adesso c'è il problema con l'OMS, sapete bene, della faccenda del Cancer Plan, e quindi il problema delle etichettature, quindi tutta una serie di problematiche. E appunto la presidenza e direzione generale, ci sono quattro commissioni: viticoltura, enologia, economia e diritti e sicurezza e salute, e l'Università di Udine ha formato lo chef d'unità della commissione viticoltura. Ah, che bello, no? Quindi Enrico Battiston è stato assunto dall'UEV da praticamente sono 3-4 mesi, con, tra l'altro, c'è un'altra cosa incredibile a proposito di Dijon, e guardo Sensidon, che con la mia elezione è avvenuto poi, tutto è partita tutta la procedura sul cambio di sede, perché la sede prima era a Parigi, oggi a Dijon abbiamo un hotel particolare per 50 anni più 50, una sede molto bella, ed è incredibile perché io ho completato il mio dottorato a Dijon. Quindi sono stato 4 anni a Dijon, al laboratorio degli aromi, e dopo 32 anni sono ritornato a Dijon come presidente dell'UEV. Un'altra cosa simpatica, tutte queste coincidenze strane. E poi le quattro commissioni, negli ultimi anni c'è una sottocommissione importante in Viro, di cui è presidente Hans Schulz, che ha salutato prima in italiano, di Gasenheim, appunto in Viro, cioè che aborda quindi praticamente tutte le problematiche oggi di cui si parla ogni giorno, no? Quindi giustamente poi è parte del master, quindi il sostenibilità ambientale, il riscaldamento, quindi il cambiamento climatico, eccetera. E lì servono delle conoscenze interdisciplinari molto avanzate, quello è il problema, molto avanzate, perché il tempo da perdere non ce n'è, c'è poco da fare se si vogliono affrontare questi problemi. E quindi gli esperti devono essere veramente forti nei vari campi, climatologi, eccetera. E a questo punto il futuro del vino a livello mondiale, guardo questa carta, quindi intanto è una cosa interessante, quando ascoltavo i colleghi sull'internazionalizzazione, e quindi, ma l'università è universalità appunto, no? E il vino tra l'altro ha una vocazione universale, facilita per certi versi l'internazionalizzazione, quindi è condivisione, no? Il vino unisce al di là, e quindi e oggi questa sua si sta imponendo a livello mondiale, ne dimostra appunto la sua naturale vocazione universale. Qualche dato velocemente, perché guardate l'Italia, i consumi, questa è la produzione, scusatemi, la produzione dopo questo picco del 2018, la produzione
è calata, ma siamo sui 260 milioni di ettolitri. Giustamente, come è stato, milioni di ettolitri. Giustamente, come è stato detto prima da Zironi, in Italia siamo i primi produttori al mondo, ma non in valore, non in valore. E quindi, se penso alla mia Italia, c'è tanto da fare per recuperare valore, non produrre soltanto. Poi c'è la Francia, la Spagna e tutti gli altri che dietro, vedete, il consumo dopo un picco nel 2017, poi c'è anche il Covid di mezzo, eccetera, che non è che ha creato grossi problemi, diciamo, al consumo, ma comunque c'è stata una riduzione dei consumi con una leggera ripresa, 235 milioni di ettolitri. E il mercato americano, vedete, al di là, è chiaro che non sono vini di elevatissima qualità, ma gli americani consumano. E anche l'esportazione, vedete, quest'anno l'Italia è stata superata dalla Francia, dalla Spagna l'anno scorso, quindi l'esportazione continua a crescere, dimostrando appunto questa... il fatto che il vino tra l'altro è ambasciatore di territorio e quindi deve viaggiare, deve uscire dai paesi e deve ritornare, quindi deve incrociarsi esattamente come gli studenti. Giustamente la formazione degli studenti è questa: bisogna girare, bisogna andarsene, anche se non si fa nulla, si guarda ciò che accade in un altro paese. Io dico sempre ai miei studenti: già è qualcosa, già imparo qualcosa al di là dell'approfondimento nello studio. E ovviamente tutti noi, se vogliamo andare avanti sui corsi di laurea non universitari, se continuiamo a proporre corsi di studi, dobbiamo tutti quanti anche far crescere il consumo del vino a livello mondiale. E altrimenti poi gli enologi che cosa andranno a fare? E quindi c'è spazio, no? Come siamo? 8 miliardi oggi, 9 miliardi del giorno l'altro giorno, è incredibile. E quindi non tutto. E quindi però ci sono alcuni aspetti nello scenario attuale che cambiano qualcosa rispetto a quando io ho frequentato la scuola enologica e poi l'università. Ovviamente non si può non tener conto, se pensiamo alla produzione, di tutto l'approccio biologico, quindi tutto l'aspetto legato al rispetto dell'ambiente, problematiche di agroecologia. Non si può più non pensare di fare questo, cioè di fare viticoltura. Lasciamo stare, non c'è il tempo per approfondire questo aspetto, perché sul biologico c'è da fare un convegno di un mese per come viene portato avanti oggi, perché bisogna spingere sulla ricerca scientifica, produrre dei prodotti biocompatibili solo con zolferramo, rame, è impossibile, non si può affrontare una problematica di questo tipo ritornando al Medioevo, ritornando a 100 anni fa, no, è chiaro, quindi bisogna spingere sulla ricerca scientifica in quella direzione e quindi proteggere, difendere l'uva, perché l'uva deve essere di qualità, deve essere integra per fare vini di qualità, ovviamente con approcci biocompatibili, completamente innovativi, capite? Non è possibile, il rame, cioè i dati, l'altro giorno, non so in quale convegno, perché sono frastornato tra Messico, nello Champagne, e che continua ad avere dei residui di rame enormi. E un rame è un potente ossidante, no? Per chi si occupa di aromi lo sa, spazza via tutto il quadro aromatico. E lo stesso i residui di zolfo, non vi dico gestire per chi è enologo le riduzioni durante le fermentazioni. E così via. Ma non ci si fa, no? Perché non ci si fa? Perché ovviamente questa, la voglia di piantare, si pianta dappertutto e c'è anche un problema legato all'areale che è più in sintonia per poter portare avanti una viticoltura, un'agricoltura di questo tipo. E poi consumi, vedete, diminuzione della cosiddetta famiglia tradizionale, non ci si mette più intorno a un tavolo insieme in famiglia, si trasmetteva lì il vino, questo è il vantaggio dei paesi storici produttori di vino, quindi Francia, Italia, Spagna, che gli altri non hanno. E quindi il papà faceva appassionare i vini ai figli, no? Spiegava il vino, cos'è il vino, c'era un processo educativo. Andiamo a scegliere una bottiglia di vino perché stasera mangiamo questo, abbiamo questi ospiti, eccetera. Quindi un rituale, un aspetto pedagogico, educativo del vino, che purtroppo si sta perdendo. Pasti molto più veloci, fuori casa, velocemente. Formazione del gusto dei giovani sulla dimensione dolce. Molti si avvicinano, non c'è stato un processo educativo e quindi... piace il vino dolce, ma perché passano dalla Coca-Cola al vino? Passano dalle bevande dolci al vino.
E quindi tutto il processo educativo è importantissimo se vogliamo far crescere i consumi e la trasmissione di valori, cultura, tradizione in diminuzione, proprio perché non c'è questa trasmissione tra genitori e figli. Prima, non so chi si ricorda, nelle case c'era la cantina, il vino non si comprava la bottiglia in enoteca perché c'era l'ospite, e c'erano le 12 bottiglie, una cassa di vino, di un vino prestigioso che durava 3 anni, 4 anni, vediamo com'è, l'assaggiamo l'anno. Tutto questo è fondamentale e va ripreso, e non c'è più. E ovviamente nel futuro bisogna tener conto, se vogliamo pensare a un futuro del vino. E poi ci sono gli aspetti salutistici, no? La crescita delle aspettative dei consumatori che desiderano bere meglio e sano. E quindi l'OMS, vedete, che dice? Lega in modo forte, secondo me non corretto, il vino alla parola cancro. E quindi ci sono le lobby anti-alcol. E quindi bisogna affrontare tutta questa problematica. E chiaramente è chiaro che bisogna far capire loro che il vino, spiego spesso, poi riprendo questo concetto, è monoingrediente, quindi l'alcol che nel vino si forma durante la fermentazione alcolica, quindi c'è acqua di vegetazione, e quindi non è qualcosa che viene fatto appunto con alcol esterno, eccetera. Quindi ha un'altra storia e non è comparabile a nessuna bevanda alcolica. E quindi la tradizione, la storia, tutto ciò. Ma non è sufficiente. È perché ci servono dati scientifici, non so chiacchiere, perché poi vedete, no, adesso con tutta la confusione, vini naturali, non naturali, anfore contro anfore, eccetera, ormai c'è un caos mondiale, ma l'alcol c'è in tutti questi vini. L'alcol e sulla tossicità dell'alcol sappiamo, no? Perché l'alcol è anche la fortuna di questo liquido. Per anni si è bevuto vino perché con l'acqua si moriva, e quindi per idratarsi. L'alcol impedisce a microorganismi letali alla salute umana di avvicinarsi a questo liquido. E però c'è l'alcol. Bisogna gestirla questa cosa. E quindi bisogna preparare dei dossier. Ci sono, ci ho fatto vedere a Pomare, ci sono circa 300.000 pubblicazioni scientifiche su tutti gli aspetti salutistici delle molecole che stanno nel vino. Bisogna preparare i dossier, andare lì con dei documenti scientifici, non con le chiacchiere, non dicendo quanto è bello il vino, non possiamo distruggere questo, eccetera. È un problema serio, è importante. E ovviamente la richiesta di trasparenza, vedete, gli ingredienti, c'è il problema dell'etichettatura, no? E io su questo dopo vi faccio vedere una cosa velocissima, perché a me la parola ingrediente, chi frequenta lo vi lo sa, mi sono sempre battuti, appena ascolto ingredienti salto dalla sede nel vino non ci sono ingredienti, il vino è monoingrediente. Tutti i componenti del vino sono in un grappolo d'uva, stop. E giustamente l'enologo, e da anni dico anche io questo, deve fondere tutto ciò, perché deve l'enologo prodursi il grappolo funzionale al vino che è in testa. E in quel grappolo tutto deve essere in ordine nel grande vino, capite? E quindi è la vite che mette insieme tutto, non esiste una ricetta per fare il vino. Quindi qualcosa che si utilizza successivamente in cantina rientra nel grande capitolo delle correzioni, che è un'altra cosa, non è un ingrediente. Un ingrediente è un componente necessario, senza il quale non è possibile produrre il prodotto alimentare finale. Quindi ingredienti, si parla di birra, le crepe, biscotti, quello che volete, il pane, ma non il vino. E nell'OIV è stato fatto tanto in questi anni per distinguere gli additivi dai coadiuvanti, per cercare di ridurre al massimo tutto ciò che rimane nel vino, perché poi per il Codex Alimentarius un additivo è considerato un ingrediente. E quindi, per esempio, se pensa ai solfidi, i solfidi sono considerati un ingrediente, ma quando sappiamo che è un antiossidante. E quindi è possibile tranquillamente mettere in bottiglia, se pensa a un vino rosso corretto, preciso, pulito, grande vino rosso, senza l'ausilio di solfiti. Come vedete, no? Cambia tutto. E poi c'è l'ambiente, la transizione verde. Quindi la vigna deve mettersi in verde. La vigna deve mettersi, dobbiamo tutti metterci in verde. È facile dirlo, ma è complicato realizzare tutto ciò. Ma bisogna andare in quella direzione. E giustamente, mi è piaciuto quando Zironi dice, non pensavamo noi queste cose, anche se se penso alle lauree in scienze agrarie di 30 anni fa, erano delle lauree molto forti, una grande laurea.
si faceva tutto ciò, non proprio così fino a questo punto, però c'era una formazione forte, perché il vino è un progetto agricolo, non tecnologico, è agricoltura pura, capite? Altri, perché parliamo di terroir, parliamo di espressione terroir, lo vedremo. E quindi qui bisogna ritornare, è chiaro, l'abbandono dei pesticidi è inevitabile, quindi il servo zero, bisogna andare in quella direzione ed è giusto andare in quella direzione, la riduzione degli interventi in vigna con prodotti di sintesi chimica, ovviamente c'è tutta la problematica del riscaldamento climatico. Se ho qualche minuto ancora posso andare avanti? 2 minuti, no, non ce la faccio in 2 minuti, 3-4 minuti. 3-4 minuti. Posso andare avanti 3-4 minuti? Farvi vedere questo aspetto di riscaldamento climatico. E vabbè, sto ritornando dal MES, praticamente ho preso 12 aerei in 10 giorni, 10 aerei in 15 giorni, quindi alla fine 3 minuti me li prendo. Mi sono stati dati, ok. Ah no, c'era questo aspetto, il gusto del vino, vedete c'è richiesta di leggerezza, vedete c'è stato un periodo, per chi segue questo settore da anni, in cui i vini dovevano essere concentrati, marmellatosi, i rossi dal colore impenetrabile, eh? E infatti io mi ricordo benissimo, c'è stato l'altro nostro collega, non so, Nicolosi Asmund sull'Etna, c'è un nostro collega di industria agraria lì, caro amico nostro, io andavo lì, lui aveva difficoltà con Erello Mascalese 30 anni fa, perché non c'ha colore, non c'ha niente, nessuno lo vuole. Oggi il Nerello Mascalese è ritornato, quindi si è iniziato a piantare Merlot Cabernet dappertutto per dar colore, Syrah, Grenache, eccetera. No, richiesta di leggerezza, di eleganza, quindi ricerca del terroir, ma questo è importante, cioè della diversità, perché questo è un altro aspetto importante del vino. Il vino è un modello, è un paradigma di diversità, e in un mondo che va verso l'omologazione, che ha fatto questo, è andato indietro? Il vino vince, no? Che peccato, che è successo? Come si va indietro? Ah. No, ma passo, ok. E quindi domanda, poi c'è la domanda dei mercati stranieri di qualcosa di diverso, vedete? Perché il vino è diversità, ma in questi anni hanno perso un po' della diversità, andando anche il vino verso un'omologazione, invece è la società che si sta omologando. Vedete? Gli aeroporti sono tutti uguali, i duty free sono tutti uguali, troviamo gli stessi prodotti dappertutto, tutto va verso un'omologazione. L'iPhone ci sta omologando tutti quanti, tutto. Il vino no, è diversità. Bisogna recuperare la diversità. E questa diversità è possibile recuperarla appunto con i vitigni autoctoni. C'è un ritrovato interesse verso i vitigni storici, li chiamano, perché su autoctono anche lì bisogna fare un convegno. Quindi i vitigni locali, stavo a Epernay, la settimana scorsa, e lì stanno lanciando ricerche, studi importanti per cercare di diffondere, lavorare su un vitigno che non siano Pinot Noir, o aiutare Pinot Noir, il Meunier e lo Chardonnay per i problemi di innalzamento di pH, per i problemi appunto di surmaturazione, ma soprattutto il pH e il crollo di acidità. E noi siamo fortunati in Italia, lo sapete, no? Siamo fortunatissimi. Siamo il paese del vino, per questa differenza geografica, quindi 40% del territorio è montagnoso, mangiamo il mondo, in Italia pensano solo che ci sia il mare e il sole, c'è il mare e il sole, ma ci sono le montagne, ci sono le colline e ci sono tanti vitigni adattati nei diversi territori, e infatti in sintonia. E su questo aspetto noi siamo abbastanza fortunati. Quindi avere corre, non vi preoccupate, perché lo sapete, non so chi sa, di questo libro che adesso sta in Francia anche, finalmente anche in inglese, tra poco lo avremo, che è incredibile, ha fatto 45.000 copie in Italia, eh? Dove io cerco in modo semplice di spiegare queste cose ai lettori, ma comunque in modo rigoroso per i miei colleghi studiosi, quindi è un libro comunque scientifico, quindi in teoria li estremizzo in questo effetto errore, lì vino dovrebbe essere una linea, una sintesi liquida del territorio. Chiaramente mi interesso di più alle molecole, quindi questo equilibrio olfattivo può farci ricondurre a un territorio. Io vado avanti su questo, non vado avanti su questo perché non c'è tempo. Ecco, c'è un problema oggi, il problema delle deviazioni sensoriali.
che viene tra virgolette perdonato. Ma se si perdona tutto ciò si ritorna verso l'omologazione, capite? E perché questi difetti sono gli stessi per qualsiasi vino in qualsiasi luogo del mondo. E quindi i vini diventano tutti quanti uguali, ma nella narrazione del vino c'è il territorio, c'è il luogo di produzione. Vedete le bottiglie che diventano uguali. Ovviamente ci sono dei vitigni che reagiscono meglio, altri no. Un vitigno molto aromatico, che chiamo solista, sopporta dei difetti, vedete, Ligue Wurstramine, gli altri no. Andiamo avanti. Le conoscenze, e quindi lo studio, le conoscenze scientifiche, a partire da Lavoisier in poi, e con Pasteur, che ha dato un contributo importante sulle malattie del vino, il vino si è ripulito, vedete? Il vino si è ripulito. Quindi i vini legati ai territori, possiamo parlare di questi in modo un poco più oggettivo, solo negli ultimi 80 anni, 100 anni, di meno ancora, dice Sensidoni, 50 anni. Infatti ho i dati della volatile nel corso di merceologia, vi ricordate questo? Le volatili altissime, come il dosaggio degli acidi grassi ossidati nei formaggi di 100 anni fa e dei salumi, tutti rancidi. Capite? L'olio d'oliva, completamente rancido. E quindi c'è stata una pulizia, vedete? Quella pulizia del vino ha fatto sì, nel caso del vino, vedete, che il valore dell'alcol nella ricerca dell'alcol è diminuito, perché prima si beveva essenzialmente per assumere alcol, l'alcol era fortuna, quindi dopo il terzo o quarto bicchiere, per gli effetti psicotropici, o molto buono o non buono, tutti erano felici e contenti. E per far affiorare quella che io definisco un'estetica dell'olfatto. Quindi attraverso l'olfatto è possibile poi, è accaduto questo, vedete? E quindi i vini diversi, da diversi territori, tre bottiglie diversi, diversi territori, il concetto di terroir che abbiamo definito con una risoluzione nel congresso 2010, che non dimenticherò mai, in Georgia a Tbilisi. E adesso che sta accadendo? Vedete, il riscaldamento climatico. Questo provoca una distorsione di questo equilibrio olfattivo molto forte. Vedete, anticipo della maturazione, quindi overmaturazione, degradazione degli aromi, aumento del pH in modo forte. Vedete, questo è il pH di Bordeaux. L'altro giorno, non mi ricordo, mi hanno detto, ha spiantato il Pinot Noir, perché non ce la fa più dove aveva piantato. Non vi dico la zona, in un luogo italiano. Ha detto no, l'abbiamo tolto da 7-8 anni, perché non ce la facevamo più. Ovviamente con pH di 4.2, acidità totale di 3.6, diventa complicato. Ma non diventa complicato, perché in cantina poi si sistemano queste cose. Il problema è che non c'è più l'odore, non ce l'avrà mai l'odore del Pinot Noir. E vedete i pH che aumentano fino a 4 a Bordeaux, quindi tutto ciò, e noi stiamo molto andando avanti su questo aspetto, vedete c'è un'influenza sulla stabilità degli antociani, sugli odori, eccetera. Questo è un lavoro, i lavori che porta avanti la Gambuti, che dopo verrà qui nel mio gruppo di ricerca a parlare del corso di laurea. E quello che sta accadendo, vedete, è questo, perché nell'evoluzione del vino è quello, cioè noi dobbiamo cercare di schiacciare questa curva ossidativa, quindi con il processo ossidativo, quindi con il premature, con l'invecchiamento prematuro, che porta all'omologazione dei vini durante il tempo. È difficile oggi, soprattutto per via dei pH elevati e quindi della scarsa resistenza all'ossidazione per un cambio appunto del potenziale redox. E qui vedete i territori che si avvicinano. La definizione di terroir che diventa più piccola sempre. Vedete, fino a scomparire, e il rischio effettivamente che tutto venga spazzato via. E perciò dobbiamo studiare ancora di più per evitare che avvenga tutto ciò. Ho finito, un minuto. Vedete, qui ci ho messo chiesto tanti anni fa, questo è un convegno in Svizzera, ho fatto la prima volta sta cosa, qualche boato già l'ha vista. Quindi, e in Svizzera, andai lì nel futuro, fece una cosa molto lunga, quasi di un'ora e mezza, una intervento plenario, dice, ma che cosa significa vinificare? Quindi c'è una vigna a posto giusto che mi dà un equilibrio, vedete, questo c'entra sugli ingredienti questa faccenda, per dimostrare che non esistono gli ingredienti nel vino, e quindi è un equilibrio appunto nei componenti che stanno nel grappolo, mi dà un vino perfettamente equilibrato. Ma io posso avere due situazioni, la prima è questa,
quindi in cui ho l'uva equilibrata con i bravi professori di viticoltura, tutti quanti insieme, cioè facciamo un'uva perfetta. Tra l'altro l'uva è il frutto perfetto per fare il vino, sapete, no? Perché c'è tutta l'acqua necessaria di vegetazione per fare questo, e lo zucchero, che mi dà un mosto equilibrato, dal quale viene fuori un vino equilibrato, perfetto. Ma posso avere questa situazione, vedete, che si sta, per via di riscaldamento climatico, è sempre più frequente. Quindi alcuni vitigni praticamente, guarda, è una cosa interessante questa, che alcuni vitigni 10 anni fa erano in questa situazione, oggi per via del caldo sono stati aiutati e si sono riequilibrati. Quelli invece già equilibrati 10-15 anni fa si sono completamente squilibrati. E quindi ottengo un'uva non equilibrata, tanto è vero quel Pinot, quel mio amico l'ha spiantato, un mosto non equilibrato, un vino non in equilibrio. Che si fa? Tac, in cantina si sistema tutto, va benissimo, va benissimo. È il 90%, 99% della produzione mondiale di vino, no? Giustamente questo dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare dei vini corretti poi alla fine, no? Dappertutto, se si vuole fare il vino dappertutto. Però il problema è questo, che nel primo caso, io posso parlare di reale espressione del terroir. E nel primo caso c'è un legame diretto tra la vigna e il suolo e il vino contenuto. Nel secondo caso posso solo parlare di vini tecnicamente perfetti, buoni, certo, tra l'altro non longevi, perché non dureranno in bottiglia, non longevi, questo visto, ma non riconducibile ad un territorio. E quindi il futuro qual è? Il futuro è questo, bisogna riconsiderare un concetto che nella scienza agraria era famoso, la vocazionalità, l'interazione genotipo-ambiente. Quindi bisogna lavorare in viticoltura, quindi selezionando nuove piante, bisogna lavorare sui porti innesti, in modo tale che si ritorni di nuovo, vedete, a mettere insieme la pianta nel suolo giusto, nel contesto ambientale giusto, insieme all'uomo ovviamente, senza l'uomo tutto ciò non accade, per avere questo equilibrio, per avere vini così. Solo in questi casi è possibile parlare, quindi perciò dico, i vini buoni nel mondo oggi si fanno dappertutto, ma i grandi vini non è possibile farli dappertutto nel mondo. E chiudiamo con questo qui, niente, chiudiamo, scusate, mi sono preso un po' più di tempo e vi ringrazio e ci risentiamo semmai in ulteriore approfondimento. Ringraziamo il Presidente Moio, permettetemi solo un piccolo pensiero. Ha parlato che ultimamente l'Ucraina è rientrata o è entrata nel... È un pensiero, io lo farei ai viticoltori dell'Ucraina, che andare in vigna mi sembra che da quelle parti sia perlomeno pericoloso. Ed ora Pierluigi Zama, vicepresidente dell'Enologi Nazionale, che ci parlerà delle nuove sfide per l'enologo nel futuro. C'è un'università apposta. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie al corso di laurea, grazie per l'invito ad Enologi, che rappresenta 4.500 enologi che operano e che sono stati formati attraverso la didattica dei corsi di laurea di enologia in Italia. Insomma, è sempre un po' complicato parlare dopo il professor Moio, anche perché ha delle capacità endogene, teatrali, dovute probabilmente all'origine. A me piace andare a Napoli almeno un paio di volte all'anno e mi fermo spesso sul quartiere Sanità, in una pasticceria da Ciro Poppella, perché ad ascoltare le persone che vanno proprio dentro alla pasticceria, perché Napoli è un teatro a cielo aperto, è veramente una struttura, è un mondo veramente meraviglioso. E a me il compito mi è stato dato di parlare un po' delle sfide, no? Del futuro dell'enologo. E quanto tempo c'ho? Così 10 minuti, ok, dell'enologo.
Sono stati affrontati diversi argomenti in questo senso, si è parlato di sostenibilità, si è parlato di didattica, si è parlato di sperimentazione, si è parlato di comunicazione. Il progetto che ha presentato il professor Zironi, devo dire che è un progetto centratissimo per quello che è la formazione dell'enologo. È un progetto, io lo definirei, di sostenibilità a tutto tondo, perché la sostenibilità è sì quella, diciamo, del vigneto, ma le sostenibilità sono anche le sostenibilità economiche, la sostenibilità gestionale della cantina, le sostenibilità commerciali delle cantine. Ci sono dei temi che vengono affrontati a tutto tondo. La sostenibilità comunicativa, come andare in giro per il mondo. Oggi oltre il 50% del vino italiano viene esportato e c'è un tema di comunicazione corretta e di trasmissione di cultura del vino. È un paradosso che il vino, che è un prodotto che trasmette cultura in tutto il mondo, possa essere bistrattato a livello comunitario in questo modo. Io penso che dopo il fuoco è l'elemento più aggregativo dell'uomo. Attraverso un bicchiere di vino ci si confronta, attraverso un bicchiere di vino nascono nuove opportunità, nuove idee, attraverso un consumo consapevole del vino si allentano le sinapsi, si tonificano i neuroni. E a livello europeo che ci sia questa lobby che cerca di ostacolare questo movimento sano, anche perché l'alcol e il consumo moderato di alcol, tra le altre cose, alcol dettato da una trasformazione microbiologica, quindi naturale, è paradossale che possa dare questi effetti. Noi ci impegneremo anche come assonologi il 13 e il 14 di gennaio, abbiamo organizzato un simposio a Napoli dove abbiamo invitato i maggiori esperti, medici e scientifici, per scardinare questo tema, per definire un po' una volta per tutte che il vino non è il male, non può essere paragonato al tabacco, ai superalcolici. Il vino è cultura, è trasmissione di cultura. E questo lo faremo a Napoli, dove siete invitati, qualora volete venire, attraverso Assenology, ma faremo anche una diretta online, quindi, su questo tema qui, perché è un tema veramente centrale del nostro mondo. Tornando al discorso dell'enologo, io in 35 vendemmie che ho fatto, ho maturato l'idea che l'enologia, sì, è una scienza, ma per affrontare l'enologia nel mondo attuale, nel mondo moderno, servono valori. Io ho sempre pensato che il valore della conoscenza è un valore fondamentale e qui la scuola è talento in questo senso, è esempio. Tutto quello che è la didattica, tutto quello che è la sperimentazione, sono tutti strumenti che danno all'enologo la capacità di interpretare i momenti della vendemmia. Voi pensate alla vendemmia di quest'anno, che, con tutte le difficoltà che ci sono state, che cos'era nel pensiero di un enologo fino al 15 di agosto e cosa diventate nel pensiero di un tecnico dal 15 di agosto in poi. Tutto un altro aspetto. Quindi l'interpretazione di come spingere sulla viticoltura, di come far sì che ogni acino di uva abbia il desiderio di diventare un buon vino, no? Questo è sempre un po' l'ambizione, io credo, dell'uva, della vigna, di fare questo percorso, è fondamentale. E qui la conoscenza e il sapere è fondamentale. Quindi personalmente e anche come associazione noi ringraziamo, insomma, i corsi di laurea, i professori che giornalmente formano e sperimentano per il nostro mondo. C'è un altro tema che è abbastanza, un altro valore, mi piace più definirlo, che è quello dell'ascolto e del racconto. L'ascolto perché è fondamentale, l'ascolto scientifico. Io dico sempre ai ragazzi che vengono nelle nostre aziende a lavorare, operare, in vendemmia bisogna imparare ad ascoltare il sudore del lievito. Cioè
il processo di trasformazione del mosto in uva. Perché attraverso quello si determina, sì, chiaramente da un'uva di qualità, da un'uva propensa all'obiettivo commerciale che poi ci si pone, perché penso che sia anche un po' difficile che il mondo possa vivere solo di grandi vini. Esistono anche vini definiti un po' per tutti, no? Dove c'è il consumo sostanzialmente quotidiano. E quindi tutti i processi e l'attenzione e il desiderio di ognuno di noi, sia chi fa didattica, sia chi fa sperimentazione, chi opera sul campo, di sporcarsi la maglia, è fondamentale. L'enologia va vissuta in questi termini, proprio col desiderio proprio di aggredirla, di viverla, del piacere proprio di fare vino. C'è il tema dell'ascolto del territorio. Molto spesso, è vero quello che dice il professor Moio, la tendenza è un po' cambiata, no? Si fanno vini meno concentrati, c'è una necessità di questo tipo qui. Per quello che è un po' l'esperienza mia, è vero, ma bisogna un po' calarsi sui mercati. Io lavoro per un'azienda che opera su 70 mercati a livello mondiale e vi posso garantire che non c'è un mercato uguale all'altro sullo stile di consumo e sul modo culturale che hanno i consumatori, gli attori che sono del consumo del vino, che hanno nell'approccio del vino. 7-8 anni fa decidiamo di andare in Cina, un mercato che per noi è stato, a parte gli ultimi tempi, perché stanno vivendo questi alti e bassi di lockdown, hanno delle difficoltà oggi col Covid enormi, e loro vedevano il consumo del vino rosso con temperature di servizio prossime allo 0 gradi. Quindi voi potete immaginare, con la mentalità, con la cultura europea del consumo del vino, dove le temperature di servizio sono 16-18 gradi, dove l'espressione del tannino e l'espressione olfattiva ha, il professor Moio insegna in questi termini, ha sul riflesso del bicchiere. E quindi serve proprio un'attività di ascolto del mercato. Contestualmente serve proprio un'attività di trasmissione di cultura, della cultura nostra, in quei mercati. Ma sono processi più lunghi. Il processo immediato è però proprio di capire il loro tipo di approccio culturale. Un influencer cinese comunica sul vino esattamente nella maniera opposta rispetto a un influencer europeo o americano. Quindi questo corso che Zironi, che il corso di laurea in enologia, questo master che ha istituito, è fondamentale in questo senso qui, fondamentale. E il fatto di portare anche dei professionisti che operano giornalmente su questa attività è fondamentale, propedeutico per il nostro mestiere, per il nostro lavoro. Quindi bravi in questo senso qua. C'è poi il terzo elemento, che è quello che a me piace più di tutti, che è il coraggio. L'enologia sostanzialmente è una fase di momenti di alti e bassi, di adrenalinici, no? Gli enologi in vendemmia fanno molte ore, non vivono probabilmente, sì, la caffeina diventa importante, no? Io dico sempre con i miei colleghi, io che non sono un grosso bevitore di caffè, questa è la settimana di punta della vendemmia dei 2 caffè, no? Quindi viviamo un po', abbiamo bisogno comunque di momenti di sostegno adrenalinici per questo momento di passione estremamente importante. Il coraggio per me è diventato non tanto quello di entrare e di proporre, diceva prima il professor Moio, quei famigerati vini naturali, no? Dove dietro si celano difetti. Io dico sempre, professor Moio, dietro i difetti ci sono anche dei problemi di salubrità. Cioè, parliamo di amine biogene, parliamo anche di situazioni che apparentemente non si vedono nel bicchiere, ma nel lungo periodo generano dei grossi problemi. Quindi il sapere su questo è sovrano. Il sapere su questo è sovrano. Sia per quanto riguarda l'espressione del terroir nel bicchiere, ma anche sull'aspetto della salubrità. Questo è, diciamo così, il coraggio. E la voglia
la voglia di contaminarsi con altri mondi, con altri tecnici del nostro mondo, con la scuola, ma la voglia proprio anche di confrontarsi col proprio bicchiere. E in passato, ancora oggi, qualche tecnico vede l'enologia in questo modo, cioè quello di adattare il proprio terroir, il proprio vitigno a un mercato in cui si vuole presidiare. Recentemente anche a Firenze eravamo a un incontro, si può fare un vino per tutti i mercati? No. Un sangiovese, ok, se viene impiantato da noi in Romagna o in Toscana o in Puglia ha espressioni diverse, ma comunque ha delle matrici comuni, la genetica del vitigno è fondamentale. Quello che l'enologo deve fare attraverso il coraggio è trovare l'espressione giusta in termini di biodiversità, che è la forza a livello nazionale che noi abbiamo. Non so quanti vitigni abbiamo, più di 500, dove esprimono una biodiversità con caratteristiche diverse. Ci sono alcuni territori che stanno scoprendo vitigni del passato, penso anche alla Francia Corte, che hanno caratteristiche di acidità importanti, solo perché erano stati abbandonati, perché non erano produttivi. Perché negli anni 70 i vitigni che erano strategicamente utilizzati erano quelli dove la produzione governava. Quindi non era un bicchiere emozionale, non si beveva sostanzialmente col cervello. Ecco, questo è un po' il concetto. E quindi sono questi un po' i temi che io in questi 35 anni abbiamo attraversato. Noi pensiamo con Riccardo, che quale porto anche i saluti al corso di laurea, che oggi non è potuto essere presente, Cotarella, per problemi anche lui istituzionali, pensiamo che l'energia debba essere questa cosa qui, questa roba qui. E pensiamo che, io cito sempre, mi piace uno scrittore, uno sceneggiatore della mia terra, Tonino Guerra, che ha scritto una frase che a mio avviso è molto bella, dicendo che non è detto che uno più uno faccia sempre due, perché una goccia assieme a un'altra goccia fa una goccia più grande. E noi, tutte le istituzioni, tutto il mondo produttivo, deve diventare una goccia più grande per rappresentare il vino italiano nel mondo al top. Grazie. Grazie, un attimino di pausa, non pausa caffè, rimanete lì. C'è adesso un passaggio di consegne ai vertici dell'Associazione dei Laureati in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Udine. Celebra il professor Peter Lunger. Che dov'è? Eccolo lì. Ovvero il passaggio di consegne da parte del dottor Dennis Giorgiutti al dottor Michele Bonelli. Ci sono? Dennis Giorgiutti, Michele Bonelli, prego qua. Buongiorno. Siete sopravvissuti a questi quasi? Per inciso, Giorgiutti. Mi dicono che Giorgiutti è il laureato numero uno. Allora, no, dico io una parola. A un certo punto si è deciso di formare una associazione degli ex allievi in viticoltura ed enologia dell'Università di Udine. Questa associazione è stata definita Aula Dive, associazione di laureati e diplomati in viticoltura ed enologia dell'Università di Udine. L'associazione è stata fondata con atto notarile l'anno 2006, il giorno 26 del mese di maggio, in Udine presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine in via delle Scienze numero 208, avanti a me
dottor Pierluigi Comelli, notaio in Udine, iscritto al collegio notarile di detta città, si sono presentati i seguenti signori, che sono i soci fondatori: il sottoscritto, Vianello Angelo, Zironi Roberto, Anzile Matteo, Gigante Alessia, Osler Ruggero, Persello Ramon, Zorzè Mersia, Santinelli Giordano, che purtroppo non è più con noi, Giorgiuti Denis. Questi soci fondatori hanno dato vita a questa diciamo associazione. Giorgiuti Denis, il primo presidente, ha svolto la sua funzione per un certo periodo e poi per impegni lavorativi così un po' non dico abbandonato, ma insomma rallentato l'attività. Adesso il dottor Michele Bonelli riceve l'incarico di proseguire su questa attività. Adesso io lascio il microfono a Denis, prima di tutto, nostro primo laureato di questo corso di laurea. E allora adesso... Allora, buongiorno a tutti, grazie, è bello essere qua dopo 30 anni, è un bel evento, ringrazio chi ha organizzato e faccio gli auguri al nuovo presidente dell'Aula Vive, a questa giovane promessa. Abbiamo iniziato 30 anni fa assieme, poi c'è anche qualche altro che era presente nel 92, quando siamo partiti con questo diploma universitario, e di strada ne è stata fatta, e quindi bene, e molta strada c'è ancora davanti da fare. Quindi... Ti ha servito questo titolo di studio o no? Adesso, diciamo a quelli che cominciano. È stato molto utile. Molto utile, forse ho preso una strada un po' al di fuori dalla produzione, diciamo, sulla certificazione dei vini, quindi si parla di certificazione della qualità. Forse è una cosa che dico spesso, anche adesso, ieri abbiamo chiuso un periodo di stage proprio con uno studente qui dell'università. Un errore che si fa quando si è a scuola, io l'ho fatto non solo all'università ma anche prima alle superiori, visto che ho fatto l'agrario a Cividale, si trascura la parte della normativa, della legislazione. Bisognerebbe darci un po' più importanza al pari un po' delle altre materie. Anch'io, io stesso, a me interessava andare in vigna, andare in cantina, no? E poi la legislazione... E guardo qui davanti con un ricordo anche al professor Iesu, e era l'ultima cosa, no? Una cosa pesante, difficile, dura, perché si parte, no? E il Presidente della Repubblica fa la legge, no? Forse bisogna pensarci un po' meglio, dedicarsi un po' più di tempo, perché poi tutti voi enologi, enotecnici e tecnici vi trovate poi a dover avere a che fare con i decreti, con le norme, e io mi sono ritrovato poi per un vario percorso, però il collegamento e quello che mi è stato dato in questo corso di diploma, poi anche diventato laurea, è stato fondamentale. Un commento al dottor Bonelli? Che dire, pari corso. Io sono diventato bianco, tu no, non lo riusciamo a capire. Io ti ringrazio, abbiamo passato degli anni, i primi anni, professor Zironi, di quel gruppo di sgarruppati, no? Si diceva. Qual è il limite adesso dei... Ti ricordi quando ci hanno detto, ma se aveste corso adesso come negli anni precedenti, il limite degli esami che devono fare, noi quattro, noi abbiamo cominciato a fare gli esami al terzo anno forse. Va bene, sì, sì. Grazie, è con piacere che ricevo da Denis, mio grandissimo amico, il passaggio. Sarà mica una rogna, no? Poi mi dici dov'è la fregatura, però. Grazie. Grazie ai professori, grazie al corso di laurea che con piacere ricevo questo. Va bene,
Mi sembra che all'associazione ci si diverta e questo mi fa molto, molto piacere. È un momento adesso anche non proprio convegnistico, ma di premiazione. Chiamo il direttore Piacentiera a consegnare quattro prestigiosi regali a quattro prestigiosi ospiti. Grazie, sì, è il momento appunto di ringraziare i nostri ospiti per il contributo che ci hanno dato oggi a questa giornata di festa e di celebrazione, ma anche di prospettiva, come abbiamo visto, e di ragionamento su come affrontare le sfide che il mondo dell'enologia ha oggi di fronte. Ecco, allora sono quattro, vedete, due immagini, due elementi figurativi presi dai mosaici della Chiesa Paleocristiana di Aquileia, che rappresentano appunto la vite, quindi l'elemento legato più direttamente alla giornata di oggi, e dall'altra parte invece il pavone come simbolo di prosperità, di fortuna, di benessere. Ecco, li consegniamo quindi adesso al professor Moio, a lui. Grazie ancora per il suo intervento. Grazie. Il secondo, eccolo qui, è per il rappresentante degli assoenologi, il dottor Pierluigi Zama. Anche a lei grazie, grazie per il suo intervento. Benissimo. E poi a due intervenuti che vedremo portare il loro contributo nella prossima tavola rotonda, e quindi chiamo la professoressa Angelita Gambuti, che è presidente di CUVE, che è l'organizzazione delle università, che appunto sono 17 università che raccolgono tutti i corsi di laurea in enologia e viticoltura. Grazie. Ecco. E poi al nuovo coordinatore del corso di laurea magistrale, appunto in enologia, viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli, al professor Eugenio Pomarici. Che ringrazio molto anche per aver accolto l'invito ad essere il nuovo coordinatore e assumersi questo impegno per i prossimi anni di condurre ancora il corso di laurea magistrale, certo. Il tappone. Manca il... ecco qua. Ecco, questi mosaici che abbiamo avuto il piacere e l'onore di consegnare ai nostri ospiti sono il frutto del lavoro degli allievi della scuola dei mosaicisti friulani di Spilimbergo, che ringraziamo moltissimo per questo, per questa loro prezioso regalo che ci hanno consentito oggi di consegnare ai nostri ospiti. Grazie a tutti. Un'altra eccellenza friulana è entrata in gioco, la scuola mosaicisti, e ci ha raggiunto l'assessore regionale Stefano Zannier per portare un saluto a questo convegno, a questi lavori. Lo prego di intervenire. Alla fine la guerra del microfono l'abbiamo risolta. Buongiorno a tutti, io mi scuso per l'orario, ma casualmente ho fatto una corsa da Duino a qui, e a Duino si parlava di Città del Vino, innovazione e sostenibilità, e quindi il percorso, almeno quello diciamo così, del ragionamento, si conclude in maniera ancora più degna con voi qui oggi.
Io volevo solo fare una considerazione. L'ho volutamente anticipata a Duino, ma le ripropongo qui dove invece è molto più cogente. Oggi siamo tutti abituati a parlare di attività, di viticoltura, di enologia, di sostenibilità, di innovazione, ma se non abbiamo gli uomini non facciamo nessuna di queste azioni. Per cui l'aver iniziato qui a Udine 30 anni fa è stato un segno di lungimiranza. Cioè, già quella volta si era capito che senza gli uomini e la formazione a quelle persone che si approcciavano a un mondo in continua evoluzione che gli consentisse poi di avere gli strumenti per riuscire a realizzare questi percorsi non si andava assolutamente da nessuna parte. Oggi forse ancora di più, perché la velocità col quale tutto cambia è estremamente maggiore rispetto a quella alla quale magari eravamo abituati, perché le innovazioni a volte oserei dire che si sprecano e bisogna avere anche quella capacità invece razionale e di conoscenza nel capire cosa e come applicare alle nostre attività, tenendo in considerazione, e questa è la vera conclusione, che un sistema, e guardo a questa regione che è la regione che a livello di produzione vitivinicola ha il rapporto maggiore in assoluto in tutta Italia rispetto alla superficie agricola, siamo al 13% contro una media nazionale del 5 qualcosa, la regione subito dopo di noi arriva al 6. Io ogni tanto faccio la battuta che fra un po' inizieremo a mettere viti anche sulle rotonde delle strade, questo potrebbe essere un problema. Ci sono già. Questo potrebbe essere un problema. Però dico anche che qui più che in altri territori c'è necessità di un sistema. Un sistema che guarda a tutte quelle figure che poi operano, dall'operatore agricolo, dall'imprenditore agricolo, a tutti i collaboratori che non possono essere per loro natura tutti formati per le stesse mansioni, perché le mansioni sono diverse, e quindi questo completamento di una piramide ideale che vede una serie di figure comunque tutte formate per l'attività che devono andare a svolgere. E se non completiamo e non abbiamo chiuso questo ciclo all'interno del nostro tessuto professionale, ci manca qualcosa per riuscire poi ad agganciare quelle sfide. Quindi la conclusione vera è ringraziare chi ha avuto al tempo la lungimiranza di iniziare, ma ringraziare chi oggi continua quel percorso che ci consente di poter avere quella forza e quel capitale umano che è l'unica vera strada da valorizzare per poi ottenere i risultati che ormai vogliamo ma che anche ci vengono richiesti. Quindi questo è il ringraziamento, l'in bocca al lupo più grande va invece a tutti i ragazzi e a tutti i corsisti che hanno fatto una scelta sicuramente di cuore, ma una scelta impegnativa e che possano trovare alla fine la soddisfazione che merita il loro percorso, sia di studi ma quello professionale poi, dove potranno applicare quanto hanno appreso. Grazie infinite. Ringraziamo l'assessore Zanier e c'è un cambio di tavolo adesso, perché ci stiamo accingendo a fare la tavola rotonda. Quindi chiamo per cortesia al tavolo la professoressa Gambuti, Pomarici, Lovo, Tessari, Bonelli, Venica, Leon e Battiston. Contiamo le sedie e vediamo se ne abbiamo abbastanza. Mancano sedie, magari che c'è. Sembra quel gioco dove si fa mancare una sedia.
però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Situazione della formazione nelle 17 sedi universitarie italiane di viticoltura ed enologia. Ce ne parla la professoressa Angelita Gambutti, che è la presidente CUVE. Ho imparato anche questo oggi. Allora, prima di raccontarvi qualcosa, ecco, della situazione italiana per i corsi di laurea in viticoltura ed enologia, ci tengo molto a salutarvi e soprattutto a ringraziarvi per avermi invitato qui a questo incontro, perché è veramente un onore per me essere qui in un momento così importante. 30 anni dall'apertura di un corso di laurea, diciamo, con una grande visione che, come dire, la giornata di oggi dimostra che effettivamente è stata giusta e dà e continua a dare dei buoni frutti. Allora, il CUVE è il Coordinamento Universitario Nazionale dei Corsi di Laurea in Viticoltura ed Enologia. E diciamo, quindi è un coordinamento che tiene conto di quella che è la situazione italiana nazionale, e ad oggi sull'intero territorio ci sono ben 18 corsi di laurea in viticoltura ed enologia, e sono così ripartiti. 8 sono presenti nel nord, ce ne sono 6 per quanto riguarda il centro, quindi sto considerando a partire dalla Toscana. Invece per il sud abbiamo 4 corsi di laurea in viticoltura ed enologia, sempre di primo livello. Poi, come avete avuto modo anche di conoscere oggi, o di sapere perché magari già vi siete anche laureati, alcuni di voi, ci sono i corsi di laurea anche di secondo livello, e quindi sono 5 in Italia, distribuiti anche questi, diciamo, non proprio su tutto il territorio, perché arriviamo fino alla Campania, e 3 di questi sono interateneo, e quindi in questo senso sono inclusi anche la Puglia e la Sicilia e la Sardegna, e 2 di questi invece non sono interateneo, ma uno di questi è erogato esclusivamente in lingua inglese. Quindi, come vedete, c'è una diversa offerta formativa che tiene proprio conto di quell'esigenza di cui si è parlato poi un po' tutta la mattinata, di avere dei professionisti che abbiano una preparazione di alto livello. Allora, devo dire, per quanto riguarda i corsi di laurea triennale, anche grazie alla definizione di quelli che sono i saperi minimi necessari perché poi ci sia una figura professionale formata e di buon livello per quanto riguarda l'enologo, nel rispetto delle risoluzioni OIV che sono state citate anche questa mattina e che definiscono proprio quali sono i livelli formativi minimi perché poi appunto si possa avere una figura come quella dell'enologo, essenzialmente, ecco, tutti i corsi di laurea presentano, almeno per quanto riguarda le materie caratterizzanti, una situazione nel rispetto dei saperi minimi, quindi con competenze che vanno da tutte le materie dell'area viticola a quelle dell'area enologica. La cosa importante è che in tutti i corsi di laurea triennali in tutti i corsi di laurea poi è fondamentale, almeno per quanto riguarda le triennali, il periodo di tirocinio, perché grazie al corso di laurea ovviamente direttamente si ha il titolo di enologo. Veniamo un po' ad alcuni numeri. Per quanto riguarda le iscrizioni, almeno i dati relativi alle iscrizioni dell'anno 2021-2022, quindi l'anno scorso, il totale degli iscritti ai corsi di laurea è pari a 1033, quindi un poco più di 1000 iscritti ai corsi di laurea in viticoltura e enologia sul territorio nazionale. Abbiamo fatto anche una ricognizione per vedere anche qual è il genere, quindi se effettivamente le cose stanno cambiando anche per quanto riguarda la presenza delle donne tra gli iscritti, e devo dire la percentuale di donne è variabile all'interno dei corsi di laurea, ma arriviamo anche a punte di corsi di laurea in cui abbiamo il 40% di iscritti che sono di sesso femminile,
il che devo dire è un trend in crescita, perché in passato, penso che lo sappiamo un po' tutti, effettivamente la presenza delle donne era un po' più bassa, quindi è una professione che si sta aprendo sempre più alla, alla figura femminile. E, cos'altro? Ci tenevo a dire che nell'ambito del CUVE c'è molto confronto, soprattutto per quanto riguarda appunto le altre, tutti gli stakeholders, in particolare l'Assoenology, e quindi stiamo attivando delle collaborazioni, e tra poco, la settimana prossima, parte questa collaborazione con l'Assoenology per quanto riguarda la formazione anche degli enologi, perché in fondo gli enologi sono ex studenti, e quindi è bello continuare con questo percorso formativo che anche noi docenti, che siamo anche ricercatori, ecco, continuiamo. Ma c'è dialogo anche con tutti gli altri tavoli di coordinamento, e quindi anche con tutta la conferenza di Agraria. Se vogliamo venire un po' alle criticità, c'è qualche criticità per quanto riguarda soprattutto le iscrizioni, perché non in tutti i corsi di laurea, ecco, ho sentito la, diciamo, la notizia relativa alle iscrizioni quest'anno per quanto riguarda i corsi di laurea qui ad Udine, e quindi sono gli stessi numeri che si avevano l'anno scorso, però in altri corsi di laurea questo non sta accadendo. Devo dire, siamo al di sotto di quel calo di iscritti che si sta purtroppo registrando in quasi tutti i corsi di laurea degli Atenei italiani, perché ovviamente c'è stato il calo demografico, e quindi c'è un'oscillazione che arriva massimo al meno 20% per quanto riguarda gli iscritti. Quando è che osserviamo di più questo calo? C'è da dire che ci sono soprattutto dei corsi di laurea che non hanno il numero programmato, e quindi in questo caso lo osserviamo un po' di più, però essenzialmente, ecco, c'è questa problematica, e credo che nel futuro, dati i numeri relativi al calo demografico, ci troveremo sempre più ad affrontare questa problematica, e sicuramente tutte le iniziative che l'Università di Udine ha messo in atto, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione, sono positive in questa direzione. Quindi, come dire, io penso che il successo di questi 30 anni e anche il fiorire di tutti questi corsi di laurea sull'intero territorio nazionale dimostra che il numero degli iscritti pure, perché più di 1000 effettivamente è un numero bello sostanziale, dimostra che c'è capacità di assorbimento di questa figura professionale, e sicuramente dobbiamo continuare a dialogare tra di noi istituzioni per migliorare sempre più la qualità dell'offerta proposta, perché l'abbiamo detto tutta la mattinata, ecco, che ci stanno nuove sfide da affrontare, ma sicuramente ce la stiamo mettendo tutta, quindi, come dire, questo momento è molto bello proprio perché dimostra che il successo ci può essere, e penso che un po' in tutta Italia, dato l'alto livello anche dei professori che della, diciamo, dei docenti vari che si occupano di formazione in questo senso, effettivamente si sta lavorando bene, e bisogna sempre continuare così. Grazie professoressa. Passiamo ora al professore Eugenio Pomarici, che è il coordinatore del corso laurea magistrale in Ateneo, Interateneo di Viticoltura, Enologia, Mercati e Viticoltura, Passio, e che ci parlerà dell'argomentazione che se mi passa il, spinge uno studente a, ad andare a fare l'enologo essenzialmente. Bene, grazie. Intanto, come Angelita Gambuti, ringrazio, insomma, di essere stato invitato, dichiaro di essere onorato, anche un po' commosso, diciamo, a partecipare a questa giornata così intensa, direi. Io sono all'Università di Padova dal 2015, vengo dopo 30 anni all'Università di Napoli insieme a Angelita Gambuti, Luigi Moio. Ero sempre stato affascinato dall'idea di partecipare a una laurea magistrale, però ad Avellino non ho fatto in tempo, e quindi sono contento di esserci riuscito qui. Naturalmente sono grato all'Università di Padova che mi ha attirato, diciamo, e preso. È una grande responsabilità quella di prendere il coordinamento di questo
corso di laurea magistrale, e responsabilità che tuttavia penso che riuscirò ad assolvere in modo dignitoso grazie alla straordinaria comunità che c'è in questa laurea magistrale e anche, diciamo, al supporto enorme da parte delle strutture amministrative dell'Università di Udine. E allora, alla laurea magistrale si iscrivono studenti con provenienza diversa. Certamente i laureati in viticoltura e enologia sono prevalenti, però c'è una quota importante di laureati in scienza agraria o in tecnologie alimentari e poi pochi laureati in altre materie. Quindi, verosimilmente, le motivazioni che spingono questi studenti sono diverse, però mi concentro su quella dei giovani e delle giovani che sono già enologi e penso che queste motivazioni valgono in buona parte anche per gli altri. E certo, questi studenti laureati in viticologia sono già dei professionisti a tutto titolo secondo l'attuale legislazione e quindi quello che possiamo immaginare è che il loro desiderio sia di ampliare le loro competenze e innanzitutto accrescere la propria conoscenza del mondo vitivinicolo. Tanti prima di me hanno sottolineato il carattere globalizzato di questo mercato e che un giovane professionista deve guardare al mondo. Qui si è detto molto di quello che si deve fare in Friuli per il Friuli, certamente, insomma, ma siamo tutti consapevoli che molti dei nostri laureati andranno in altre regioni d'Italia, andranno in altri paesi del mondo e questo sarà anche un orgoglio dei corsi nei quali noi lavoriamo. Quindi ampliare la propria conoscenza del mondo vitivinicolo nei suoi aspetti tecnologici, sui fenomeni di mercato, sulle implicazioni sociali, sull'evoluzione e le caratteristiche delle politiche di settore, sia a livello europeo che nazionale e anche, diciamo, sulle normative che giustamente il dottor Giugiuti ha ricordato. Ma in che modo accrescere la propria conoscenza? Io penso che gli studenti magistrali la vogliono accrescere facendo maturare il proprio senso critico, quindi una diversa capacità di interpretare i fenomeni e sempre appunto acquisendo una prospettiva internazionale. Allora, rispetto a questo, diciamo, quali sono le sfide per i corsi di studio magistrali? Beh, evidentemente le sfide sono molto elevate perché la domanda è particolarmente esigente, diciamo. Quindi si tratta di costruire dei corsi che da un lato coniugano gli approfondimenti teorici e gli avvicinamenti ai temi di frontiera della ricerca con molte occasioni di comprensione sul campo delle esigenze del settore vitivinicolo e in una prospettiva fortemente multidisciplinare. Allora, queste occasioni si possono costruire in tanti modi, insomma, seminari e interventi da parte di professionisti e operatori d'impresa, visite alle aziende. È emersa una domanda nelle riunioni che abbiamo fatto con gli studenti di attività di tirocinio curricolari. Gli studenti di viticoltura e enologia vogliono fare le vendemmie, non vogliono stare in cantina, la vendemmia si fa una volta all'anno e dobbiamo trovare il modo di inserire queste cose all'interno dei percorsi anche modellando l'orario. Forte supporto alle tesi in azienda, come è stato ricordato. Poi un punto fondamentale anche rispetto a temi che sono stati ricordati da più di uno di chi ha parlato è quello di potenziare la conoscenza e la capacità di degustazione tecnica. Il professore Moio ha parlato di estetica dell'olfatto come una diversa frontiera della capacità dei laureati in viticoltura e enologia. Non solo saper individuare e riconoscere i difetti, ma saper anche riconoscere i pregi, immaginare la dimensione estetica del vino. Io penso che in una laurea magistrale gli studenti dovrebbero fare degustazioni almeno 3 volte alla settimana. Questo ovviamente non è facile, ma bisogna... Può venire anche lei. Bisogna muoversi in questo senso. Quindi bisogna andare avanti con un programma che il professor Boatto, qui presente, insomma, ha in passato incoraggiato di una rete tra coloro che fanno formazione avanzata su questo punto. Più volte lui diceva gli studenti anche
online dovrebbero assaggiare, cioè collegati dovrebbero assaggiare gli stessi vini, condividere un vocabolario, condividere un senso critico. E questo penso che è una cosa che dovremmo fare insieme, forse alla CUPE ne potremmo parlare. E queste capacità non sono capacità che devono avere soltanto chi lavora in cantina, queste capacità deve avere chi sta nel vigneto per pensare ai vini a cui servirà l'uva e ovviamente chi sta sul mercato per parlare, per capire diciamo le esigenze dei consumatori, perché si è detto la questione che i consumatori sono tutti diversi. Chi si occupa di enologia deve giocare su due piani diversi, perché da un lato certamente, come ricordava il rappresentante del Salone Enologi, ci sono i vini quotidiani e forse da questo punto di vista fare il vino che può piacere diciamo è qualche cosa che ha senso, però esistono anche grandi vini e allora i grandi vini non vanno costruiti diciamo pensando a quello che, a ciò che empiricamente si vede che piace, insomma vanno costruiti seguendo un proprio progetto estetico e vedendo poi come questo può essere recepito, e quindi bisogna giocare su questo doppio piano e ovviamente questa estetica dell'olfatto dominata in modo approfondito è essenziale. Un'altra dote che dovremo far sviluppare agli studenti, il professor Zironi ha ricordato le nuove regole di dittatura, le ha ricordate anche il professore Moio, persone che sappiano spiegare e giustificare la tecnica enologica. Studi che sono stati fatti adesso in occasione delle nuove norme sull'etichettatura, 10.000 soggetti intervistati in 10 paesi del mondo, mostrano l'impatto negativo che la consapevolezza dell'uso degli additivi e di una tecnologia in molti casi pesante può avere sulla percezione del vino da parte del pubblico. Perché di fatto questa ricerca mette in luce che prevale nel pubblico oggi una visione molto naif del vino. Non proprio che si vendemmino direttamente le bottiglie, ma più o meno insomma ci si va vicino. E quindi quando anche si vedrà una lista molto piccola di ingredienti, perché la comunità autorizza 22 ingredienti e 54 coadiuvanti tecnologici, questi non saranno etichettati, diciamo, e dei 22 probabilmente uno ne vedrà 3-4 sull'etichetta, ma si porta l'attenzione su una dimensione che al pubblico in generale e anche ai media è completamente sconosciuta. E interrogati questi 10.000 se pensano che gli additivi facciano male alla salute, il 45% dice sì, penso che il vino con gli additivi fa male alla salute. Allora, di tutto questo bisognerà tenere presente, la ricerca dimostra anche che spiegare la funzione aiuta diciamo all'accettazione e i nostri diciamo enologi del futuro dovranno saperlo fare. Ci dobbiamo domandare anche se bisognerà parlare di prodotti di alcolazione che sono entrati diciamo oramai nel panorama dei prodotti vitivinicoli a tutti quanti gli effetti. Concludo diciamo dicendo che le lauree magistrali hanno un ruolo strategico per il settore del vino italiano. Il professor Zironi e anche il professor Moia hanno detto che l'Italia è il primo produttore in volume di vino del mondo, ma se si vanno a vedere diciamo, i prezzi medi di esportazione, i francesi stanno oltre i 6 euro al litro e noi stiamo intorno ai 3 euro al litro. Questa è una cosa che chi si occupa di mercato sa da sempre, ma chissà perché dal Vinitaly dell'anno scorso è più all'attenzione dei media. E non è facile diciamo cambiare le cose per tanti motivi, perché si passa da la competenze tecniche che di base diciamo così a delle competenze con una dimensione estetica più elevata e quindi che può essere diciamo così allevata all'interno delle lauree magistrali, e questo diciamo sarà secondo me un obiettivo che ci dovremo porre e per dare proprio la possibilità agli studenti di affrontare in modo più efficace insomma, le sfide e gli obiettivi del settore vitivinicolo. Grazie.
Grazie. La parola adesso a Matteo Lovo, che è presidente della sezione del Friuli Venezia Giulia di Assoenologi, che ci parlerà di enologi ed enotecnici. Una bella gatta da pelare. Buongiorno a tutti, mi scuso, sono un po' raffreddato, non temete, non è Covid, quindi state pur tranquilli. Io porto i saluti innanzitutto del neocomitato di Assoenologi, seduto qua di fronte a me. Siamo un gruppo di ex laureati, 10 di noi su 13 escono da questa prestigiosa università, segno che evidentemente il lavoro di 30 anni è in qualche modo ha dato i suoi frutti. Non siamo l'unico segno di questi frutti, assolutamente. Di fronte abbiamo una platea costituita da amici, colleghi, persone che anche come Michele, voglio dire, rappresentano professionisti che nel mondo del lavoro appunto ci sono inseriti da decisamente più anni, e che oggi rappresenta l'unione, il trade union con l'università. Per quanto riguarda, diciamo, l'argomento da trattare, appunto enologi ed enotecnici, un'analisi molto semplice con i dati forniti dalla sede centrale da Milano, che ringrazio, appunto in Italia, come si diceva, siamo in circa 4.345 iscritti. Interessante questa analisi è che coloro i quali hanno il titolo di enologo e di enotecnico insieme, quindi hanno iniziato un percorso, diciamo dal primo step, quello di enotecnico, e l'hanno portato avanti con la fase universitaria, è circa il 39%. La rimanenza, appunto, quindi 44% a livello italiano, sono solo enologi, ed il 17% sono solo enotecnici. Quindi segno che appunto questo settore, che è in continua evoluzione, ha sicuramente la necessità di formazione, quindi di continuità in questo. Se dovessimo riproporre un pochettino questo schema sulla nostra regione, in totale siamo 264 iscritti, e le percentuali grosso modo ricalcano quelle a livello italiano, quindi un 42%, leggermente di più rispetto alla media nazionale di enologi ed enotecnici, un 28% di soli enologi, quindi solo laureati, e un 30% di enotecnici, quindi persone che si fermano appunto ad una formazione primaria. Ecco che in questo panorama l'inserimento del master diventa un ulteriore tassello, fondamentalmente, in un mondo sempre più complicato, un ulteriore tassello molto interessante. Pertanto un plauso sicuramente all'Università degli Studi di Udine, che ha colto queste opportunità di formazione. Assoenologi da sempre è un contenitore di professionisti, il cui compito è anche comunque l'aggiornamento di questi professionisti. Quindi ben venga questa collaborazione. Io ringrazio Michele Bonelli per aver incominciato come nuovo comitato il rapporto con questo vento di rinnovamento, fondamentalmente con l'Università di Udine, che da sempre comunque consideriamo fulcro centrale della formazione e che con orgoglio abbiamo sul nostro territorio. Mi è piaciuto moltissimo, sono sincero, l'intervento del dottor Moio, e questo sarà un momento di attenta riflessione per quanto riguarda il terroir, no? Quindi la proposta del terroir e tutto ciò che è l'estetica organolettica che porta al concetto importante di terroir. Mi permetto di sottolineare questa cosa perché ritengo che oggi il nostro Friuli sia sicuramente territorio che, diciamo, in qualche modo possa esprimere questo concetto in modo importante. Con questo augurio a tutti gli studenti, insomma, presenti qua, ma anche a quelli che verranno, chiudo il mio intervento dicendo appunto che sicuramente l'università, la parte quindi di formazione, è una cosa essenziale. Abbiate l'umiltà, e lo ha detto anche il vicepresidente Zama, che ringrazio, di ascoltare. Perché ascoltare che cosa? Ascoltare ciò che è la tradizione, la storia che c'è dietro a una produzione di questo tipo, perché sarà l'unico modo, l'unica direzione per in qualche modo contrastare questa nuova visione del vino e dell'alcol, e quindi appunto delle sostanze cancerogene, che potrà rendere vincente il nostro settore.
Ringrazio e buona continuazione. Grazie Presidente, adesso entreranno in campo i protagonisti. I protagonisti, uno perché si sono laureati all'Università di Udine, ci parleranno sull'argomento, devo leggere perché non ce la faccio altrimenti, esperienze del loro percorso nel mondo produttivo, come sta cambiando la formazione tecnica in funzione delle nuove sfide e a cui è sottoposto il mondo vitivinicolo, quali nuove competenze servono e serviranno e dove l'Università può dare il suo contributo. Inizia il dottor Michele Tessari, laureato all'Università di Udine, Cavaliere della Repubblica, forse perché si è laureato qua, titolare dell'azienda vitivinicola Carugate di Verona. Grazie. Essere qui oggi in mezzo a voi è che rappresentate la storia dell'enologia italiana a tanti colleghi e tanti amici è veramente un motivo d'orgoglio. Prima di rispondere a questa articolata domanda mi piaceva raccontare il mio arrivo a Udine nel lontano 95 dal vicino Veneto, carico di tanta buona volontà e di entusiasmo. Qui a Udine mi sono, sì, prima diplomato e poi laureato, ma sono umanamente cresciuto, perché questa città, bisogna dirlo, è anche una città che mi ha permesso di crescere umanamente, una città piccola dove si sta bene, dove c'era un rapporto anche familiare fra di noi e quindi questa è una crescita che porterò sempre nel mio cuore. Torno a Udine 30 anni dopo con un carico di esperienza diversa, con un carico anche di responsabilità diversa. Sapevo che sarei arrivato a Udine ma che sarei tornato anche a casa, perché avendo un'azienda di famiglia, la fortuna di avere questa azienda di famiglia, sapevo che sarei ritornato poi a cercare di dare valore a questa azienda. Oggi sono cambiati tanti scenari, io porto la mia esperienza in questi pochi minuti, porto il mio credo. Sono convinto che l'enologo non possa mai essere considerato come un uomo solo al comando. Noi abbiamo una fortuna, facciamo un lavoro che è uno dei più bei lavori del mondo, perché siamo un cenacolo di esperienze, di culture, di valori. Dobbiamo metterli a disposizione di chi lavora con noi a livello formativo, per far crescere queste persone. Quindi io sono convinto che dobbiamo fare squadra e che non possiamo essere considerati soli al comando. Non entro nel merito perché chi ha preceduto la mia parola oggi ha dato valore veramente a tanti temi, sono stati toccati tutti quanti, quali sono le competenze, le necessità che noi dobbiamo portare al prodotto vino. Quindi non voglio entrare nella didattica delle terminologie. Io dico che la curiosità per quello che ci appartiene è fondamentale, quindi la didattica nel bicchiere, continuare ad assaggiare, a confrontarci, magari con persone anche più accreditate di noi, perché la crescita passa attraverso l'accreditamento con persone che hanno una esperienza diversa, sia fondamentale. Io credo che, come è stato detto, abbiamo un gap, abbiamo una vendemmia sola all'anno da poter gestire, tutto vicino a noi corre veloce, tutto va in maniera sinergica, quindi la forza nostra di noi enologi deve essere quella di anticipare i cambiamenti, di leggere i cambiamenti e facendolo come? Degustando, confrontandoci, essendo sempre in sintonia. Credo altresì che sia importante la relazione. L'enologo deve essere una persona che sia in grado di relazionarsi, ma proprio perché siamo un patrimonio di valori, abbiamo un cenacolo che ci appartiene, di grandi esperienze che riusciamo a fare, è una professione accreditante, perché al tavolo, come si diceva prima, quando ci sono i confronti, essere figli di un percorso di vita che passa dall'agricoltura e poi arriva nel bicchiere, quindi grazie alla professione dell'enologo ti possa accreditare, e quindi abbiamo anche una capacità di essere ascoltati con grande interesse da parte di chi sta con noi, quindi essere in grado di fare anche relazioni. Le relazioni sono quelle che completano la professione, perché è vero, c'è l'aspetto tecnico, c'è l'aspetto produttivo, ma bisogna portare fuori, bisogna comunicare quelli che questi aspetti poi ci hanno contribuito a far capire. Quindi io credo molto
anche nell'aspetto comunicativo della professione dell'enologo. E poi la capacità, l'ho detto all'inizio, ci torno sopra, di fare squadra di progetto. Il mondo del vino, noi in Italia abbiamo una grandissima responsabilità, siamo uno dei paesi più importanti al mondo, possiamo crescere come il valore, di sicuro, la sfida è proprio quella. E dobbiamo fare, abbiamo un talento, abbiamo delle scuole, le ho viste prima, che hanno una storia longeva, siamo consapevoli di questo e facciamo squadra con la nostra, le associazioni di categorie e con noi, fra di noi, fra colleghi. Non aggiungo altro, io dico che la passione è quella che muove gli spiriti. Chi come noi ha la fortuna di avere questa passione, perché per fare questo mestiere bisogna avere passione, ha la capacità di vincere qualsiasi sfida, ne sono certo. Io mi taccio perché, essendo il primo che parla magari a questa gap, spero di aver dato una lettura intelligente alle domande che mi sia stata posta. Ringrazio voi tutti. Mandi, grazie. Grazie mille, tocca a Michele Bonelli, l'abbiamo già visto prima, associazione dei laureati al corso di viticoltura ed enologia dell'Università di Udine. Neopresidente. Beh, intanto ringrazio, prima ho avuto poco modo per questo, diciamo, passaggio di consegne e per questo incarico che mi è stato attribuito. A distanza di 30 anni ritorno rappresentante del corso. Ho rappresentante, insomma, dentro l'Università di Udine, e questo non mi fa altro che piacere, perché, diciamo, faccio un grosso passo indietro su quegli anni. Sono stati anni particolari, sono stati anni nei quali il corso partiva con molte speranze, con qualche difficoltà. Noi avevamo una fotocopiatrice nel corridoio, ognuno si portava la risma e il contatore. Arrivavano due autobus al giorno, per dire, no? E con un obbligo di frequenza dalla mattina fino alle 6 di sera, mi ricordo. Quindi posso dire che ce la siamo, vedo i miei ex compagni, svangata molto, no? I primi anni. Però eravamo un gruppo di 20 persone partiti, poi non so se siamo usciti in 13-14 con molta speranza. Era un momento nel quale l'enologia già cominciava a essere molto viva, c'erano speranze di occupazione che poi si sono quasi immediate, che poi si sono rilevate tali, e difatti molti di noi anche negli anni successivi, e a quanto apprendo oggi, entro i due anni vengono collocati la maggior parte dei laureati, quindi questo mi fa molto piacere. Io non partivo dall'ambito agricolo, perché i miei avevano, insomma, un negozio, e partivo da zero, partivo con molte speranze, e negli anni poi, come posso dire, il lavoro, la passione, perché sottoscrivo ampiamente tutto quello che ha detto il mio collega Tessari, ha toccato molti punti e molti punti fondamentali. Molta passione, molto lavoro, molta formazione anche dopo l'università, e ci sono molti canali che si possono sfruttare, dai canali internet, come posso dire, dai convegni organizzati dall'università, dai convegni organizzati dalle stesse ditte che poi nell'ambito dell'enologia lavorano. E la cosa un po' fondamentale è la presenza. Essere presenti, perché spesso e volentieri vedo che c'è un po' di dispersione, anche all'interno delle cantine ci si tende un po' a fossilizzare dentro, vuoi perché c'è un lavoro che è continuamente sotto pressione, però le relazioni, quindi il partecipare, l'essere presenti nel nostro mondo e coltivare, come diceva proprio Tessari, le relazioni, diventa un motivo sempre di crescita e di sviluppo personale e anche di opportunità personale. E mi sento di dire, in ultima battuta, che la pazienza anche, ci vuole un po' di pazienza.
siamo bene o male tutti partiti con grandi nozioni, ben spiegate. Io ringrazio i miei docenti di quegli anni, ci hanno preparato dal punto di vista della base in maniera, devo dire, impeccabile, ma poi ovviamente quando si entra nel sistema produttivo, lavorativo, bisogna cominciare ad apprendere e a collegare le due cose. E quindi ci vuole un po' di sacrificio in più, un po' di pazienza, per riuscire poi anche a emergere e a prendere una propria posizione. Ecco, questo io mi sento di ringraziare la partenza e anche questa giornata, perché testimonia il fatto che in 30 anni ho visto un'evoluzione dell'Università di Udine impressionante. Mi ricordo giusto un paio di aneddoti. Professor Zironi, quando dovevamo andarci a fare i tirocini, fa: Bonelli, dove ti mando? Il più lontano possibile. Sono arrivato in Abruzzo. Adesso vedo invece che andate in giro per tutto il mondo, gli studenti fanno i master in inglese, hanno mille possibilità, e io spero che le sfruttino tutte, perché hanno veramente tanto da cui apprendere, e tra l'altro da passare a noi, che siamo un attimino meno giovincelli e magari un po' tecnicamente aspettiamo l'innovazione che ci portano anche gli studenti, e noi cercheremo di essere, insomma, trasferire il nostro buono, di cercare di essere un po' buoni maestri dal nostro punto di vista e accoglierli tutti il prima possibile nel mondo lavorativo. Io vi ringrazio e buon proseguimento di manifestazione. Grazie. Grazie. Ora la parola all'altra metà del cielo dell'enologia friulana, Marta Venica, della famiglia Venica e Venica e dell'azienda Venica. Sì. Buongiorno a tutti. Sono molto emozionata e contenta di essere qui, perché per me è come essere a casa. Io, nonostante sia nata e cresciuta da una famiglia che produce vino, per me l'università è stata colei che mi ha introdotto al magnifico mondo del vino e della viticoltura. E è stato incredibile per me oggi ripercorrere questi 30 anni. Io mi sono laureata 5 anni fa ed è stata un'emozione capire da dove si è partiti per arrivare al punto attuale. Un'università, un corso di studi che permette un'esperienza sicuramente teorica, che deve essere la base di partenza, studiare, apprendere, e questo lo si capisce quando si entra nel mondo del lavoro. Questa almeno è la mia esperienza. Ma soprattutto tutti gli spunti tecnici e pratici che fornisce questo percorso di studi. Il poter fare tanti tirocini durante la triennale e la possibilità di andare a studiare all'estero. Io mi sono laureata al terzo anno all'Hochschule di Geisenheim, quindi ho avuto l'opportunità di sfruttare questa bellissima occasione, ed è una cosa che rifarei e consiglierei a tutti gli studenti, perché per me è importante mettersi in discussione e uscire dalla propria zona di comfort. Se noi non facciamo questo, rischiamo di rimanere lì nella comodità, che è una cosa sicuramente bella, ma poco utile per poter crescere in un ambiente lavorativo. Mi piace questo paragone con la pianta di vite. Se pensiamo a una pianta di vite nei primi anni di allevamento, se gli forniamo acqua, tutti i nutrimenti attorno così alle radici, queste cresceranno superficialmente e non potranno andare a cercare le sostanze in profondità. E questo succede anche a noi, se non sfruttiamo tutti questi input e questi stimoli che l'università e questo corso di studi forniscono. Io poi all'Argentina ho avuto anche molto piacere di ascoltare il loro intervento, mi sono avvicinata in un secondo momento,
ma davvero ci si rende conto quanto queste esperienze siano altamente formative e performanti. Per me poi, parlando di sfide dell'università per il futuro, sono quelle che un po' si sono toccate nella giornata di oggi, ovvero ormai l'enologo viene formato, quindi ha la capacità e gli strumenti per produrre un buon vino. Forse la sfida odierna è legata all'ambiente, ai problemi ambientali che ci troviamo a dover risolvere e con cui dobbiamo un po' collaborare. Io oggi, portando un po' quella che è la mia esperienza, mi occupo della parte agronomica, gestione agronomica all'interno dell'azienda della mia famiglia, ed è sicuramente un'esperienza molto stimolante, perché è una su 40 ettari vitati, di cui metà si trovano in collina, metà in pianura. Abbiamo microclimi molto differenti e questo mi ha permesso di crescere in maniera abbastanza veloce in questi ultimi anni. E dal 2019 ho avuto anche così la gioia di creare il mio progetto viticolo, quindi produco due vini da un vigneto che si trova in Collio. Perciò dico, bisogna credere in se stessi, e questo secondo me è l'augurio che do a tutti gli studenti futuri dell'Università di Udine. Grazie. Grazie mille. Last but not least, adeguatezza del livello di preparazione italiana nel mondo produttivo internazionale, spunti di riflessione e miglioramento, ce ne parla dottor Enrico Battistone, che è capo dell'unità viticoltura da Udine. Grazie. Anzitutto ringrazio di cuore per l'invito e ho un senso profondo di gratitudine verso l'Università di Udine e questo corso di laurea. E ancora più grande verso il corpo docente, che ho avuto la possibilità in questi anni, insomma, di continuare a frequentare, a confrontarmi, ma ancora di più verso quegli studenti laureati prima di me che ben mi hanno sollecitato a intraprendere questo percorso accademico, e durante il quale e al seguito del quale poi sono scaturite una serie di esperienze di ricerca e professionali che mi hanno permesso oggi di lavorare a fianco al professor Moio nel coordinamento appunto dell'unità viticoltura all'UIV. Io credo che quella che è la teoria fondamentale in viticoltura ed enologia sia per lo più condivisa a livello internazionale. Abbiamo studiato, continuiamo a studiare su dei trattati, dei contenuti che sono ampiamente condivisi. I principali paesi vitivinicoli, li abbiamo visti prima durante la presentazione del professor Moio, sono quelli che ospitano gli atenei più apprezzati, con il rating sicuramente migliore per quella che è la formazione nel nostro settore. Paesi emergenti parallelamente, penso alla Cina, che ormai insomma lavora ai nostri fianchi, e altri paesi diciamo minori. Abbiamo visto il caso, ad esempio, del non meno per storicità e prestigio, il caso dell'Ungheria, tende comunque a rivolgersi, ad appellarsi ai paesi principali anche per adeguare la propria offerta formativa e adeguarsi anche in termini di qualità dei contenuti. In questo sicuramente, ancora una volta, l'abbiamo detto più volte questa mattina, la parte internazionale è fondamentale. A chi oggi mi chiede in che modo affrontare un percorso formativo, accademico, in viticoltura e enologia, io dico assolutamente almeno con una parentesi estera, attraverso l'Erasmus. Come diceva prima l'ex allievo, giustamente, le generazioni più giovani hanno avuto delle opportunità e hanno di anno in anno sempre più opportunità che
chi ha qualche capello bianco in più non ha avuto, quindi sono opportunità da sfruttare per vivere un'esperienza all'estero, per imparare a masticare qualche lingua e per imparare a confrontarsi su dei temi qui poi ci si ritrova, ad esempio come il mio caso, a confrontarsi anche professionalmente con colleghi provenienti da in paesi diversi, con problemi vitivinicoli diversi e portatori di interessi diversi. Ecco. In questo dobbiamo dire che ci sono dei network forti in cui l'Università di Udine è in prima linea, non solo il consorzio EMAVE con il Master Vinifera, citiamo ad esempio, ci sono altre iniziative simili, c'è il Master Vintage, ma soprattutto c'è un consorzio di eccellenza che è il consorzio Enoviti International, che è stato creato proprio per favorire la ricerca e lo scambio tra diversi gruppi internazionali di ricerca in questo senso. Ecco, in questo contesto è preminente che la formazione sia rivolta a quelli che sono gli argomenti e i dossier più scottanti. Quello che più mi inquieta, siamo reduci con lui veda una partecipazione a un convegno in Portogallo dove si è parlato di uso sostenibile dell'acqua, sono le ultime previsioni in quel contesto presentate dal professor João Santos su quello che è l'innalzamento della temperatura, abbassamento delle precipitazioni e sono veramente inquietanti. Allora, in questo lo studente viticoltura e enologia deve quanto più far proprie quelle conoscenze verso l'adattamento del settore vitivinicolo, della viticoltura, dell'enologia e della comunicazione a quanto sta succedendo. È un cambiamento inarrestabile, inconfutabile e a cui dobbiamo far fronte su tutti. Per ciò che riguarda tutti gli aspetti riguardo al nostro settore. Io vengo ad esempio da recenti esperienze in ambito fitosanitario, ricordo alla vostra attenzione la preoccupante recrudescenza di flavescenza che c'è nel nord-est, a cui il professor, vedo qui il professor Boato, che con la sua equip sta facendo i conti e non oso neanche immaginare a quanto ammonta un po' la stima. Quindi dobbiamo veramente, e in questo anche l'enologia, che poi si trova ad avere una materia da trasformare nettamente diversa rispetto all'ottimo che sarebbe preferibile e desiderabile, e soprattutto la comunicazione, quindi sensibilizzare con questo. Ma ciò che mi preoccupa di più, e chiudo, è che io ho 34 anni e ho avuto la fortuna ancora di essere formato da una classe di insegnanti qui presenti che anche inconsapevolmente ha potuto maturare una certa sensibilità verso l'ambiente vitivinicolo. E qui permettetemi di citare un po' un aneddoto del professor Osler, mio maestro di campo, quando ci ricordava che ai tempi dell'Università di Milano, per fare un test ELISA che non esisteva, veniva fatto un saggio in vivo, quindi per assaggiare la sanità virologica del materiale, un saggio in vivo che poteva durare anche 3 anni. Ecco, in questo contesto il laureando o il dottorando inevitabilmente si trovava ad essere a contatto con l'ambiente biologico e a maturare una certa sensibilità che noi stiamo perdendo. E questo mi preme dirlo perché ben venga la digitalizzazione, ben venga la formazione a distanza per meglio adattarla alle nostre esigenze, però non dobbiamo perdere questa sensibilità e soprattutto il lato pratico, e vengo anche quindi all'opportunità sì formative ma soprattutto anche di connessione diretta con il mondo produttivo. Si rischia di trovarsi alla fine del terzo anno di università con un bellissimo diploma di laurea in viticoltura e enologia senza aver coscienza di ciò che succede in campo, di come viene organizzato un trattamento fitosanitario, un'aggiunta di metabisolfito, un travaso in cantina. Ecco, quindi l'augurio è che venga potenziata ancora una volta sia l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, ma soprattutto anche la diretta connessione e il contatto con il mondo produttivo. Grazie. In chiusura della tavola rotonda, delle
fulmine conclusioni e considerazioni della coordinatrice del corso di laurea, Lucilla Iacomini. E non è un rompete le righe, perché dopo ci sarà qualcosa che vi terrà ancora seduti. Niente, non voglio aggiungere niente perché mi pare che tutti siate stati molto esaustivi. Ringrazio per i vostri spunti che saranno sicuramente discussi poi anche a livello di, per implementare la didattica, a livello di commissione didattica e consiglio di corso di laurea. Mi pare che in questo momento, a chiusura della tavola rotonda, sia anche il momento per ringraziare il fulcro del corso di laurea, quindi tutti i docenti passati e docenti presenti che sono degni eredi dei fondatori, perché sono sempre molto entusiasti, molto positivi, e quindi grazie, siamo una buona squadra. Ha mantenuto la promessa e ora la sorpresa. Certo. Se no, che sorpresa è? Deve essere una bella sorpresa se si fa aspettare. Li vedo, ci sono. Come a Sanremo, presenta il maestro Peter Lunger. No, non potrò fare come Peppe Vesicchio, che no, è inarrivabile. Ecco, no. Vi presento il coro dell'Università di Udine, che ha ripreso le sue attività corali da circa 6 anni. Presenteremo 3 pezzi che hanno come argomento, diciamo, il vino. Il primo è un tourdion, una danza francese del 1500 circa, che fa parte delle numerose chansons à boire, ma anche canzoni, diciamo, legate al vino, che sono presenti in Germania, in Italia, in Francia. Questa è di Pierre Attegnan. Intanto è un pezzo del 1500, facciamo quello, dopo presento anche l'altro. Dirige il maestro Fabio Alessi. Thank you.
due parole sul testo di questa. Dice: beviamo bene, amici, cantiamo gaiamente. E mentre mangiamo questo grasso prosciutto, a questa damigiana facciamo la guerra. Si capiva il testo, no? Il secondo brano viene dai Carmina Burana, In taberna quando sumus. Allora, in taberna quando sumus non curamus quid sit humus. Sono dei canti goliardici che nel Medioevo gli studenti cantavano. Cosa vuol dire? Quando siamo in osteria a cantare, non curiamo che cosa sia la terra che ci accoglierà alla fine della nostra vita, ma allegramente beviamo. È un canto sempre dal testo latino che nella musica riprende moduli della musica liturgica. Il testo invece, con parole un po' cambiate, invece di celebrare la santità, celebra il vitro, vitrum, il vetro che contiene il vino, vitrum nostrum gloriosus. Nostrum